33,4 del regolamento è stata richiesta la trasmissione sul canale satellitare e sulla web TV del Senato delle audizioni in programma e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per le procedure informative che stanno per iniziare. La riunione dell'Ufficio di Presidenza prevede lo svolgimento delle audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame dell'atto di governo 288, schema di decreto legislativo concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione della realtà del mercato. Siamo collegati con il direttore relazioni istituzionali della RAI, Stefano Luppi, e l'amministratore delegato della RAI Pubblicità, Giampaolo Tagliavia. Ringrazio i nostri ospiti e cedo loro la parola ricordando che il tempo a disposizione per l'audizione è di 20 minuti complessivi, comprensivi di eventuali domande da parte dei senatori e delle repliche. Quindi chiedo che siano lasciati perlomeno 5 minuti, forse più, vedete voi quello che potete fare perché le domande possono essere importanti. Cedo la parola a voi. Tanto grazie mille, cercheremo di essere molto rapidi, appunto per lasciare lo spazio alle domande. Io sono Stefano Luppi, direttore delle relazioni istituzionali della RAI, e ci tengo in primo luogo a ringraziare il Presidente e i componenti della Commissione per aver dato alla RAI, in questa fattispecie il gruppo RAI, vista la presenza anche dell'amministratore delegato di RAI Pubblicità, di fornire un proprio contributo nell'ambito di un processo per noi molto importante, quello del recepimento della direttiva sui servizi media audiovisivi. È un processo per noi molto importante in quanto costituisce un passaggio fondamentale per la definizione nel medio-lungo termine di un quadro normativo di riferimento che possa favorire lo sviluppo non solo del settore dei servizi media, ma dell'intero mercato di riferimento, alla luce della profonda evoluzione tecnologica e digitale intervenuta. Sono molti i temi che riguardano il servizio pubblico, ma come anticipavo, anche per ragioni di tempistica, se il Presidente lo consente, riterrei preferibile trasmettere alla Commissione un documento più complessivo che riporta alcune nostre considerazioni specifiche in merito a temi di rilevanza comunque strategica per la definizione del posizionamento prospettico della RAI, quali ad esempio la promozione dell'audiovisivo, la prominence, che è un termine tecnico che sostanzialmente vuol dire il posizionamento, è il corrispondente del posizionamento dei canali nel nuovo ambiente digitale, e la content integrity, che è appunto la possibilità di mantenere, di veder mantenuti inalterati i contenuti in termini editoriali da parte dei nuovi operatori. Ciò premesso, riterrei invece preferibile utilizzare questa importante opportunità con la Commissione per portare alla vostra attenzione un aspetto che potrebbe invece rivelarsi potenzialmente critico per il posizionamento della RAI sul mercato. Mi riferisco al tema degli affollamenti pubblicitari. L'attuale formulazione del decreto, infatti, si tradurrebbe in una riduzione delle risorse di importo anche consistente e valutabile in prima analisi in un ordine di grandezza compreso tra 50 e 150 milioni di euro. Si tratta di una stima volutamente molto ampia, perché non è ad oggi possibile valutare con precisione tutti i diversi parametri che incidono su una valutazione più puntuale dell'impatto. Per RAI questo è un tema molto rilevante perché, come peraltro chiaramente evidenziato dalla contabilità separata che, ai sensi del testo unico, la RAI realizza dal 2005, la pubblicità viene utilizzata anche per coprire quella parte dei costi della missione di servizio pubblico che non è coperta dal canone che, come noto, è il più basso in Europa. Ciò premesso, quindi, se il Presidente concorda, lascerei la parola all'amministratore delegato di Rai Pubblicità, Giampaolo Tagliavia, per alcune considerazioni più specifiche sul tema degli affollamenti pubblicitari sopra accennato. Grazie a tutti. Grazie a lei e siamo felici di ricevere, saremo felici di ricevere questa vostra nota, insomma, la utilizzeremo per il proseguo dei lavori. Grazie. Perfetto, grazie Presidente. Buongiorno a tutti, sono Giampaolo Tagliavia, amministratore delegato di Rai Pubblicità. Saluto anch'io gli onorevoli membri della Commissione e mi unisco innanzitutto
ai ringraziamenti appena formulati da Stefano Luppi. Non sono ringraziamenti di rito, davvero per noi questa è un'occasione molto preziosa ed importante. Come appena detto da Stefano, il mio breve intervento si concentrerà sui temi della pubblicità, stante il mio ruolo in azienda, e nello specifico partirò con una nota sulle caratteristiche salienti della direttiva comunitaria che viene recepita dal provvedimento di cui oggi parliamo, per poi passare alla disciplina dell'attuale TUSMAR riguardo ai limiti di affollamento pubblicitario della RAI, per poi concludere con gli effetti dell'attuale schema di decreto legislativo sull'attività di RAI e le nostre proposte per migliorarlo. Quindi, come ci comportiamo oggi e quelli che sarebbero gli effetti sulle nostre attività future. Partiamo, come detto, dalla direttiva, perché è importante ricordare che tale provvedimento stabilisce un principio che cito dal testo della direttiva stessa. Il principio è quello che le emittenti dispongano di maggiore flessibilità e possano decidere quando trasmettere la pubblicità al fine di massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso di telespettatori. Possiamo, sulla base quindi di questo estratto della direttiva, definire lo spirito della direttiva stessa come espansivo, se mi consentite il termine, a sostegno dell'attività degli editori europei, ben inteso, e dei bisogni di comunicazione delle aziende, che sono evidentemente il complesso degli utenti della pubblicità. Il secondo punto da evidenziare è che la direttiva non distingue tra operatori privati o concessionari di servizio pubblico. L'intento è quello di aiutare tutti gli operatori e non c'è appunto distinzione rispetto alla proprietà dell'operatore stesso. Passiamo adesso alla situazione attuale, così come prevista dal TUSMAR, quindi quella che è il quadro regolatorio all'interno di cui oggi Rai Pubblicità e tutti i colleghi delle altre concessionarie si muovono. La Rai può affollare i propri canali fino a un massimo del 4% a settimana sulla programmazione, con un limite massimo orario del 12%. Tale carico orario del 12% viene poi naturalmente riassorbito nel 4% complessivo. Quindi il 12% orario che poi nella settimana deve tornare al 4%. Questo vuol dire che ci saranno delle ore che non sono al 12%, ma sono meno del 4% in modo che la media torni. In questi anni, la norma risale a ormai tanti anni fa, al 1990. Rai ha applicato questo limite non soltanto con rigore, perché evidentemente è soggetto al monitoraggio dell'autorità, ma anche con cautela. Innanzitutto perché con la nascita dei nuovi canali digitali Rai ha comunque applicato il 4% distinguendo il perimetro dei canali generalisti da quello dei nuovi canali. In sostanza li ha tenuti distinti e non ha creato, perdonatemi, diciamo la frase gergale, i vasi comunicanti e quindi ha mantenuto continuità con l'aspetto precedente. Si parlava di canali generalisti, si è continuato a parlare di canali generalisti e i canali digitali nati dopo lo switch off sono stati considerati in un altro bacino. In più, autonomamente, nel corso degli anni, ha eliminato la pubblicità da alcuni canali come Rai Yoyo, Rai 5 e Rai Storia. Quindi ci permettiamo di sottolineare che l'applicazione degli attuali limiti da parte di Rai è stata fatta già oggi nei fatti in maniera assolutamente cauta, mantenendo continuità con l'assetto precedente. Venendo invece ora alla nuova norma, dobbiamo rilevare che nel caso di Rai il principio comunitario della maggiore flessibilità non sembrerebbe trovare applicazione, perché passeremmo da una media settimanale su due gruppi di canali, come detto prima, generalisti e specializzati, ad un calcolo per singolo canale, per giorno e addirittura all'interno della giornata per macro fasce, dalle 8 alle 18 e dalle 18 alle 24. Questa riduzione di flessibilità, che è evidente, è così drastica da non essere compensata con l'innalzamento della soglia massima, che pur c'è, dal 4% al 6%. L'effetto netto è comunque una perdita di potenziale economico per Rai, come ricordato dal dottor Luppi, rispetto alla situazione attuale. Tant'è che durante la consultazione al Ministero, e quindi attraverso sia per le vie brevi durante l'audizione, ma anche sui documenti ufficiali, avevamo segnalato tale criticità, proponendo e indicando, diciamo, come contributo nostro, la soglia dell'8% invece che il 6, il 7, in modo da tornare in situazione di equilibrio. È
è utile esplicitare che ci diamo come obiettivo l'equilibrio, quindi l'invarianza di potenziale commerciale rispetto ad oggi, perché siamo consapevoli che ci sia la volontà in qualche maniera di sostenere gli operatori privati. Dal canto nostro chiediamo non uguali benefici rispetto agli operatori privati, ma almeno di non essere penalizzati. Questo riteniamo che potrebbe essere lo spirito, diciamo, della nostra proposta. Pertanto, stante la formulazione dell'attuale provvedimento, suggeriamo quindi, per evitare danni significativi all'attività RAI, di mantenere la soglia del 7% che già oggi è prevista dal provvedimento, oggi è prevista per il solo anno 2022, il prossimo. Chiediamo che venga mantenuta anche per gli anni successivi e al contempo di reintrodurre una parte della flessibilità prevista dall'attuale TUSMAR, calcolando i limiti giornalieri sempre per giorno, quindi giornalieri sempre per giorno e sempre sulle due macrofasce previste, quindi all'interno del perimetro evidentemente del provvedimento, ma non per canale, bensì sul perimetro complessivo dei canali sempre generalisti, quindi non estendendolo ai digitali, ma solo sui generalisti. Evidentemente i canali digitali avrebbero una regolamentazione, diciamo, simmetrica, ma non ci sarebbe, come peraltro oggi già non c'è, una osmosi tra i due. In conclusione, pongo alla vostra attenzione che questo ragionamento, è molto importante non soltanto per la televisione, ma anche per la radio. Infatti, l'impianto contenuto nella nuova normativa prevederebbe una drastica riduzione, simmetricamente a quello che abbiamo descritto per la televisione, anche del carico pubblicitario di Rai 2, che è in questo momento la rete, delle radio all'interno del mondo radio che ha il maggior carico pubblicitario. E questo invece, in questo caso, non potrebbe venire compensato da un analogo aumento di pubblicità su Radio 1 e Radio 3, ammesso che si volesse effettivamente aumentare il carico pubblicitario su Radio 1 e Radio 3, perché sono due canali che, come tutti sappiamo, hanno uno spiccato ruolo di servizio pubblico. Quindi anche istituzionalmente forse non c'è la volontà di caricare eccessivamente questi due canali con della eccessiva pubblicità. E quindi evidentemente in questo caso è veramente importante avere la possibilità di distribuire il carico pubblicitario all'interno dei tre canali, ferme restanti le norme come oggi sono impostate, cioè non media settimanale ma media giornaliera, non tutta la giornata ma le due macrofasce, quindi mantenendo inalterato quel carattere. Ci pare questi due elementi gli unici, ripeto, per raggiungere l'equilibrio rispetto alla situazione attuale e poi i benefici sono invece di un settore diverso. Questo è in sintesi il nostro contenuto. Naturalmente con il dottor Luppi siamo a vostra disposizione per rispondere alle domande e ovviamente vi ringraziamo per l'attenzione e il tempo che ci state dedicando. Grazie, c'è il senatore Margiotta che vuole intervenire. Non so se si sente, si sente? Mi sentite? Sì, Ah, la sentiamo. sentiamo, buongiorno senatore. Bene, Buongiorno. buongiorno a lei, ringrazio lei e il dottor Luppi per essere qui e soprattutto per la sintesi con la quale avete espresso la vostra posizione. Le sintesi sono sempre molto gradite. Io tornerei un attimo per capire meglio sulla questione dell'affollamento. In maniera particolare, lei ricordava che il testo del governo innalza a 7 per il 2022 e al 6% a regime. Mi pare che la richiesta sia quella di mantenere il 7% con una certa flessibilità, ciò per non perdere fatturato. Ci può spiegare questo meccanismo e in maniera particolare, se possibile, dare qualche numero per renderci conto di che cosa significa in termini appunto di fatturato, una scelta, l'altra o l'altra ancora. Senz'altro, grazie senatore per la domanda. Sì, un momento, E vorrei consider che tutti facessero domande in modo che poi nel momento in cui voi rispondete tenete conto delle varie domande. Non so se ce ne sono altri, senatore Ah, chiedo scusa, mi taccio. Sì, buongiorno, sono Mallegni, grazie del vostro intervento. Io ho da porvi alcuni quesiti e raccogliere delle vostre opinioni. Ora, questo decreto agisce su determinate questioni. Voi avete ragionato
sulla questione pubblicitaria, ma ve ne sono altre, c'è la questione degli investimenti, quindi volevo capire, non ne avete parlato, quindi per capire se voi aderite a questo tipo di proposta. C'è la questione della gestione, diciamo così, cosiddetta gestione del telecomando, in buona sostanza, quindi il ruolo anche dei produttori dell'hardware, dei sistemi di trasmissione televisiva, i televisori piuttosto che gli altri. C'è la questione anche del ruolo delle imprese come Rai e come Mediaset e come le altre che sono sul territorio, cioè il valore dell'azienda rispetto alla questione degli investimenti per avere un'attività di stabilimento sul territorio nazionale che impiega migliaia di persone. Allora, cercherò di essere abbastanza breve per chiedere il vostro punto di vista. La prima domanda è appunto sugli investimenti. C'è stato un passaggio sul decreto dal 12,50 al 25%. Su questo le domande sono due. La prima, volevo capire se era stata concordata con voi, o meglio concordata, quantomeno discussa, approfondita con gli operatori di settore, questo repentino innalzamento, perché questo 25% è sembrato, almeno dalle varie interlocuzioni che abbiamo avuto, è sembrato una sorta di lampo a ciel sereno per quanto riguarda appunto gli investimenti delle imprese. Quindi volevo sapere il vostro punto di vista. Relativamente a questo, io credo che dobbiamo tenere in considerazione, io lo dico anche al Presidente, ma poi credo che nel parere qualcosa dovremmo mettere circa il valore, come dicevo poco fa, che le imprese che hanno deciso di investire sul territorio italiano per quanto riguarda la produzione hanno in termini, permettetemi, anche di pagamento della pressione fiscale, cioè anche del sostegno alla pressione, alla fiscalità generale, no? Anche per quanto riguarda tutto il sistema degli immobili, per esempio, che sono presenti, perché la RAI va bene che è un'azienda a partecipazione pubblica, ma non è che è esentata dal pagamento dell'IMU, per esempio, o piuttosto del cuneo fiscale delle migliaia dei dipendenti. Quindi la garanzia dell'occupazione che fanno imprese come la vostra è, secondo me, un valore aggiunto che non può non essere tenuto in considerazione. L'altra questione è un argomento che io sto francamente vedendo crescere ogni giorno, ed è l'utilizzo delle nuove smart television. In buona sostanza, per chi come me magari era poco avveduto, quindi cerco di spiegarmi meglio, quando accendi il televisore, quando il televisore è ancora sul nero, quindi non c'è ancora il canale, ti appare la stringa delle proposte del video on demand e quindi viene fuori il web, viene fuori Netflix, viene fuori YouTube, viene fuori Amazon, viene fuori Infinity, viene fuori eccetera eccetera eccetera. Ora, questa cosa, sentendo un po' le opinioni in giro, mi pare un pericolo enorme per quanto riguarda la gestione del posizionamento sul telecomando, perché il posizionamento sul telecomando, e qui c'è anche l'amministratore delegato di Rai Pubblicità, mi insegna che il posizionamento sul telecomando corrisponde alla visibilità e alla immediatezza. Se Rai 1 è sull'1 e se Rai 2 è sul 2, con questo nuovo sistema la Rai non si sa su che canale andrà. Quindi volevo sapere il vostro punto di vista. Compare in tutte le smart TV quando perché non c'hai il televisore moderno, cambia il televisore e vedrai che lo trovi. Per quanto riguarda un altro argomento legato alla pubblicità, volevo parlarvi dell'extragettito. Volevo capire il vostro punto di vista sull'extragettito, perché la RAI percepisce dopo la riforma, che ovviamente ha sanato tutta la questione dell'evasione fiscale, cioè dell'evasione al pagamento del canone, percepisce non la totalità del canone, ma ne percepisce una percentuale. La parte residua va anche alla TV locali, ma molto è utilizzato dal governo centrale per altri tipi di investimenti. Volevo capire la vostra posizione, perché probabilmente, essendo il canone chiamato, che è il canone della RAI, probabilmente una parte dovrebbe essere ritornata o riconosciuta all'azienda. Basta, non ho altro da chiedere. Mi sembra che non ci siano altri interventi, quindi cedo a voi la parola. Ma se posso, magari io farei alcune considerazioni sui temi sollevati dal senatore Mallegni, poi magari il dottor Tagliavini invece può integrare
sugli aspetti pubblicitari che il senatore Margiotta ha sollevato. Ma per quanto riguarda, se il Presidente è d'accordo, i temi sollevati dal senatore Mallegni, noi in effetti anche per ragioni di sintesi, di tempistica, per questo facevo riferimento a un documento che manderemo alla Commissione, sono in effetti i temi che trattiamo nell'ambito del documento. Qualche rapida considerazione però ovviamente la posso fare. Per quanto riguarda il tema degli investimenti sull'audiovisivo, le quote citate dal senatore, cioè il passaggio dal 12,5 al 25%, si riferiscono in realtà agli operatori cosiddetti OTT che hanno una stabile organizzazione sul territorio italiano. Per quanto riguarda più specificamente RAI, le quote sono più elevate rispetto a quelle dei privati, per quanto ci riguarda ad esempio l'attuale quota pari al 17%. Su questo noi poi lo inseriamo anche nel documento. Allora, noi riteniamo che il tema della promozione dell'audiovisivo italiano sia un tema centrale nella missione di servizio pubblico. Mi limito a citare ad esempio l'articolo 2,2 del contratto di servizio, che nel definire i principi generali della missione di servizio pubblico stabilisce che in questi rientra anche, con riferimento al sistema audiovisivo, definire interventi in grado di valorizzare il sistema culturale, creativo e dei talenti e supportare la crescita dell'industria audiovisiva sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, anche nella prospettiva di una sua maggiore proiezione internazionale. In questa logica, l'incremento di quote previsto dal decreto, che appunto si riferisce più specificamente agli operatori OTT, ecco, è stato frutto anche di un lungo confronto che noi abbiamo in corso da tempo con il governo e che ci vede appunto come servizio pubblico particolarmente impegnati nel cercare di capire che tipo di contributo la RAI, servizio pubblico, possa dare per favorire appunto la crescita del comparto audiovisivo. Quindi noi, per quanto riguarda le quote, siamo sostanzialmente d'accordo con quanto prevede il decreto del governo, anche perché appunto è frutto comunque di tavoli di lavoro avviati da tempo con il governo. Sul tema invece del posizionamento del telecomando, appunto nel documento noi facciamo alcune considerazioni anche su questo. Sicuramente il senatore Mallegni appunto citava il fatto che nelle smart TV oggi, come dire, compaiono alcuni marchi tra noi e RAI. Noi infatti, in coerenza e in linea peraltro con quanto avviene in altri paesi europei, chiederemmo poi alla Commissione e al Governo, se possibile, diciamo, di intervenire sul decreto per prevedere delle norme che possano comunque favorire un posizionamento del servizio pubblico, cioè di quelle che il decreto chiama servizi media di interesse generale, ivi incluso ovviamente il servizio pubblico. Su questo appunto, come anticipavo, abbiamo preferito, quindi per ragioni di sintesi, rinviare al documento. Sul tema dell'extragettito, che dire, peraltro con la ultima legge di bilancio è stato cancellato, l'extragettito è stato introdotto dalla legge di bilancio del, se non ricordo male, 2015, in parallelo all'introduzione del nuovo sistema di riscossione del canone attraverso la bolletta elettrica. Poi ovviamente con l'entrata a regime del canone in bolletta sono venute meno le esigenze di andare a distinguere sull'extragettito, per cui la legge attuale stabilisce che nell'ambito del canone raccolto dallo Stato una quota finanzi il fondo per il pluralismo, altre quote vadano a finanziare esigenze del governo, la quota rimanente rimanga RAI. Ecco, su questa, appunto, lo citavo nel mio intervento, la separazione contabile, che noi appunto realizziamo dal 2005 in base al testo unico, la separazione contabile ci dice che le risorse da canone sono storicamente, ma sono ancora oggi, insufficienti a coprire integralmente i costi della missione di servizio pubblico. Da qui l'importanza dei ricavi pubblicitari che noi utilizziamo anche appunto poi per svolgere in maniera più efficace e più efficiente il servizio pubblico. Queste sono alcune prime considerazioni. Dottor Tagliavia, credo, può comunque integrare e resto ovviamente a disposizione per eventuali integrazioni. Grazie mille. Sì, una piccola veramente telegrafica integrazione rispetto al tema
della prominence o comunque quello che il senatore Mallegni appunto sollevava come tema fondamentale. Sì, credo senatore che lei abbia centrato un punto fondamentale. È chiaro che se il produttore di hardware diventa, scusatemi l'inglesismo in mancanza di un termine migliore in italiano, un gatekeeper, cioè un soggetto in grado di influenzare in maniera molto consistente le scelte dell'utente, come lei ricordava, ad esempio, appaiono sui nuovi televisori prima dei messaggi e poi degli altri, è chiaro che c'è una possibilità di influenzare i comportamenti dei consumatori molto significativa, anche a discapito, diciamo, del sistema italiano radiotelevisivo, invece magari a grande beneficio degli OTT internazionali, e questo si rientra, diciamo, nella nostra preoccupazione sulla prominence a cui Stefano Lupi faceva riferimento rispetto ai servizi pubblici. Perché è chiaro che con le smart TV sono smart, cioè sono intelligenti, non sono più neutrali, ma rispondono a logiche che credo che sia opportuno che il legislatore nazionale prenda in considerazione nell'ambito di questa, diciamo, nell'ambito del quadro complessivo normativo europeo. Però sicuramente, senatore, questo è un tema importantissimo. Concludo rispondendo al senatore Margiotta, ricordando appunto quanto detto prima. Il bilanciamento va trovato tra il limite orario del 12% e quello che oggi è il limite settimanale del 4%. In che senso? Concretamente come viene regolata, come viene regolato il palinsesto pubblicitario? Il 12% orario viene evidentemente allocato laddove c'è un maggior potenziale commerciale e quindi laddove ci sono le trasmissioni di maggior seguito. Il 12% orario naturalmente deve rientrare, come dicevo prima, poi nella media complessiva del 4%. Quindi la media è una media, e quindi se un termine sta al 12%, altri termini dovranno stare a 0, all'1, al 2, eccetera, eccetera. In questo momento Rai e Rai Pubblicità stanno comunque gestendo, ripeto, i canali generalisti in maniera separata da tutti gli altri e evidentemente cercando di trovare una forma, anzi trovando, visto che è un provvedimento che esiste da 30 anni, una forma di equilibrio tra le esigenze commerciali e le esigenze editoriali e di flusso di palinsesto. Ebbene, se si passa da una logica settimanale a una logica sulle tre reti, quindi due grandi ambiti di la logica settimanale e la logica delle tre reti. Se si passa da questa logica a una logica invece che è del singolo canale, della singola fascia oraria addirittura, nemmeno del giorno, ma della fascia oraria, è chiaro che la possibilità di rientrare dal 12% orario, che rimane invariato, e ridistribuire le fasce pubblicitarie, evidentemente scaricando, andando a zero, eccetera, eccetera, quello che già stiamo facendo, viene fatto in un ambito molto più circoscritto, perché una cosa è l'ambito delle generaliste nella settimana, una cosa è la singola rete nel singolo giorno con le due macro fasce. Questo significa che ci sono degli ambiti di movimento molto più ristretti, talmente ristretti, che il nostro calcolo per raggiungere l'invarianza, questo è molto importante, non per ottenere dei benefici, per raggiungere l'invarianza, era dell'8%. Questo ci porta cercando di trovare evidentemente all'interno del quadro normativo già licenziato, come dire, una composizione che potrebbe essere, benissimo, non è l'8, non è nemmeno il 6, è il 7, ma il 7 anche per gli anni a venire, e la possibilità, fermandosi non più settimana ma giorno, non più tutto il giorno ma le macro fasce, almeno di avere la possibilità di giocare con Rai 1, Rai 2, Rai 3, ovviamente separandoli dai canali specializzati, diciamo, quindi nell'ambito delle generaliste. Questa era la nostra proposta per sostanzialmente rimanere come potenziale dove siamo, ecco, non per avere chissà quali benefici. Dottor Tagliavia, mi dispiace. Presidente, Sì. mi sono scusato una cosa, Mallegni, proprio 10 molto. secondi 10 secondi. all'amministratore delegato Tagliavia, ma anche al dottor Luppi. Ma ora, detto da un socialista liberale come me, può sembrare una roba strana, ma un servizio pubblico
che riceve 1,8 miliardi all'anno di pagamento del canone da parte dei cittadini, non, secondo voi, prevedendo magari anche un incremento dello stesso, eccetera, eccetera, non potrebbe pensare di rinunciare totalmente alla pubblicità e offrire una programmazione, diciamo così, senza l'interruzione pubblicitaria? Questo è un tema. Sì, questo è un tema molto. Presidente, ci sono inizi, perché facciamo un po' fatica a sentire. Ci sono una serie di domande o è questa la domanda? No, la domanda è questa qui, solo che io vi invito a rispondere con il vostro documento che avete ricordatevela però in programma di inviare, perché sono ora il tempo è a nostra disposizione è ampiamente scaduto. Presidente, posso usare 30 secondi? Le chiedo, come dire, anche ritualmente. Va bene, 30 secondi. Sì, io guardi senatore, io ritengo che la pubblicità sia un valore importantissimo. Cioè, la RAI è servizio pubblico per tutti, è servizio pubblico anche per le aziende. Posto che i limiti devono essere molto più stringenti rispetto ai privati, e questo è pacifico e nessuno è qui, credo di averlo dimostrato in questa... Noi riteniamo che sia importantissimo che un contesto appropriato, corretto, plurale come la RAI ospiti messaggi delle aziende. La pubblicità è una parte integrante del nostro sistema economico. Peccato non consentire alle aziende, con tutti i paletti che dicevo prima, di non approfittarne. È anche lo spirito della direttiva, perché lo spirito della direttiva non parla soltanto degli editori, ma parla anche degli inserzionisti. Passiamo ora a Mediaset, vediamo se sono entrati. Noi, chiedo scusa, nel salutare i colleghi di Mediaset, noi ci scolleghiamo immagino, oppure rimaniamo? Sì, se volete restare tutti qui. Potete restare se volete audire, non ci sono problemi. Però vi ringrazio per il vostro contributo e attendiamo poi questo documento. Va bene, grazie a voi per l'attenzione. Presidente. Una buona giornata, anche ai colleghi di Mediaset. Arrivederci. Grazie. Sì, vedo che si sono collegati Gina Nieri, consigliere di amministrazione, Stefano Selli, direttore relazioni istituzionali Italia, Mediaset. Invito a rimanere nel quarto, nel 20 minuti disponibili, complessivi, lasciando un po' di spazio per le domande. Grazie. Cedo a voi la parola. Ringrazio immensamente il Presidente Coltorti, i relatori Mallegni e Margiotta e tutti i senatori della Commissione per questa occasione che viene data a Mediaset. Tra l'altro di interloquire in un momento in cui c'è un provvedimento che è tanto importante e destinato a diventare poi le dinamiche future e gli equilibri di un mondo che è rilevante per l'Europa stessa. Siamo europei, i diritti fondamentali della persona, la pluralità delle voci e del pensiero, un'informazione responsabile e attendibile, dove c'è un editore che ci mette la faccia e che se sbaglia paga, un'occupazione, perché ci sono tre cose fondamentali: i diritti della persona, l'occupazione, l'informazione responsabile e la produzione di prodotti identitari italiani ed europei. Questi quattro elementi sono esattamente il bene che noi, ovviamente anche per un egoismo aziendale, ma secondo me noi italiani, noi europei e noi che facciamo parte di un mondo della comunicazione che dei valori europei e della nostra identità culturale ha fatto comunque l'obiettivo e un punto d'orgoglio, per rimanere competitivi con tutto quello che è di grande, internazionale e tecnologicamente avanzato si sta muovendo nel mondo della comunicazione, noi comunque per rimanere in grado di continuare a fare quello che serve per mantenere appunto questa identità europea, l'occupazione e un'informazione responsabile, abbiamo bisogno di un quadro di regole, e questa direttiva ce ne dà l'opportunità, che sia in grado di mantenere
redditizia e sana, perché un'azienda o un settore televisivo sano vuol dire che c'è anche una libertà dell'informazione e un pluralismo, che è un bene, come ho detto prima, fondamentale. Tutto questo passa anche per un assetto economico delle nostre aziende che sia in equilibrio. E in questo, tutti quanti le componenti, che sia la RAI, il servizio pubblico, che sia la Mediaset, gli altri operatori privati, l'emittenza locale che garantisce comunque questa vivacità di pluralismo anche a livello locale informativo, di cultura locale, che è un bene prezioso per il nostro essere, la produzione di contenuti che tengono presenti anche le bellezze e la cultura del nostro popolo. Tutte queste cose qui devono essere veramente messe insieme in un quadro normativo, e ripeto, la direttiva ce ne dà l'opportunità, che sia però veramente in grado di darci le sostentamenti economici di cui abbiamo bisogno. E dobbiamo stare in equilibrio anche al nostro interno. Io ho ascoltato l'audizione del mio collega di Rai e ho insomma qualche orecchio mi è fischiato, perché ancora tirar fuori questa somma degli affollamenti pubblicitari giornalieri per le reti giornaliste è una roba veramente che non so come si fa a ripresentare, perché la GCOM è intervenuta su questa parte qua. Abbiamo messo una pietra sopra a tutto quello che sono stati gli ultimi 5 anni di campagna di politica pubblicitaria della RAI. La RAI è un bene prezioso, è un elemento fondante del nostro sistema, che insieme a tutto il resto deve comunque costituire quel baluardo di valori europei di occupazione e di produzione di contenuti identitari e di informazione, che è fondamentale per il prosieguo e per la competizione con tutto quello che ci gira intorno, di cui questi tipi di interessi sinceramente non rilevano, perché hanno altri obiettivi le piattaforme e i grandi colossi del web. Quindi veramente io penso che questa occasione, questa della nuova direttiva che disegna i prossimi 5 anni, sia l'occasione anche in tutti quanti le componenti del mondo dei media, dei broadcaster, debba veramente trovare una ragione di coesistenza, perché tutti insieme, se veramente non pensiamo all'egoismo di uno o dell'altro, perché la RAI ha comunque garantito un canone con tutti degli obiettivi che ovviamente deve raggiungere con questo, però deve poi lasciare la risorsa pubblicitaria come la risorsa che funziona, che è l'unica risorsa per tutto il resto del sistema, sia editoriale della carta stampata che della televisione. Allora io sono orgogliosa veramente di avere questa opportunità in questo momento per sottolineare ancora una volta quelle che sono veramente i nostri apporti alla democrazia di questo paese, a un atteggiamento pluralistico, perché insomma comunque lo vediamo nelle campagne elettorali, cioè abbiamo una rete addirittura tutta dedicata soltanto all'informazione, e sappiamo quanto è importante per tutta la politica, specialmente anche locale, sia importante questo tipo di attività. Allora io dico, abbiamo cominciato in Mediaset, è dal 2008 che stiamo facendo veramente una resistenza a uomo rispetto a tutte queste che sono le derivate di questi colossi, che comunque non hanno un ambito di applicazione che li riguardi, delle normative. L'Europa sta facendo dei passi da gigante in questo senso, perché gli ultimi atti sono delle cose che danno veramente una direzione importante, e chiudo soltanto con questo spirito, perché adesso poi il dottor Selli magari va proprio nella puntualità delle diverse partite di questa direttiva di cui voi vi state interessando. Però veramente chiudo facendo un fuoco sulla rilevanza che il nostro settore ha, e sul fatto che i nostri contenuti
proprio per tutto quello che ho detto almeno due o tre volte, devono essere veramente capaci di trovare delle fonti di finanziamento che siano assolutamente sufficienti per garantire l'indipendenza delle nostre attività. Questo, con questo io chiudo e passo la parola al dottor Selli che, come vi dicevo, fa delle osservazioni anche più puntuali sulla direttiva stessa. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Grazie a lei, dottor Selli. Grazie Presidente, grazie Gine, anche io naturalmente mi associo al ringraziamento ai relatori, alla Commissione, perché per noi è un momento molto importante. Quello che ha detto la dottoressa Agnieri mi consente, io farò una descrizione molto veloce di un nostro documento che poi ci riserviamo di mandare alla Commissione, in cui affrontiamo puntualmente un po' tutti i temi della direttiva. Mi soffermerò per grandi capi sui punti principali, partendo proprio dal discorso che ha fatto la dottoressa, cioè un elemento per noi fondamentale, importante per il futuro della nostra attività e per una garanzia che i nostri servizi di interesse generale vengano visti, e in una logica, in un'ottica in cui invece c'è una forte intermediazione dei nostri contenuti. Ecco, il tema che è già stato affrontato è quello di inserire nel quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva, affinché gli Stati membri possano adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale, è per noi assolutamente fondamentale e primario, ed è sostanzialmente la vera novità in cui noi chiediamo. Gli altri sono rilievi o elementi di modifica o di aggiunte rispetto al testo, allo schema di decreto legislativo, però questo è un qualcosa che noi riteniamo fondamentale considerare e affrontiamo per primo come argomento. Oggi c'è una forte disintermediazione e soprattutto c'è un rischio di perdita sui televisori di quello che è un nostro valore. Oggi viene affidato sostanzialmente ai costruttori degli apparati o ai motori web la scelta e l'individuazione della posizione che può essere marginalizzata dei nostri contenuti. I nostri contenuti sono fondamentali, sono importanti, devono essere facilmente accessibili da parte degli utenti, perché i nostri contenuti sono fatti di informazione qualificata, i nostri contenuti sono fatti di, come diceva la dottoressa, di produzione di identitaria. Noi siamo i soggetti che garantiscono anche all'indotto occupazione e investimenti, quindi è un elemento fondamentale. Quindi noi abbiamo concepito una norma che delega all'autorità indipendente ovviamente una regolamentazione per disciplinare appunto la visibilità e l'accesso dei nostri contenuti di interesse generale su tutte le piattaforme, dando un valore enorme, tutelando quello che è un nostro bene primario. Rischiamo di scomparire, di essere marginalizzati, tra qualche anno rischiamo di essere sempre più residuali su situazioni molto più complesse. Il tema noi lo vogliamo stendere anche un altro valore importantissimo, che è l'LCN. L'LCN significa Logical Channel Number, è la collocazione sul telecomando dei tasti dei soggetti. Oggi c'è una regolamentazione che riguarda soltanto la televisione digitale terrestre. Ecco, questa disciplina e questa regolamentazione va assolutamente tutelata, perché in un futuro in cui la crescita di servizi diversi porterà anche a una modifica dei telecomandi, il rischio, legato anche al discorso precedente, che ci sia una forte relegazione del sistema LCN in una posizione marginale, se non occulta, rispetto a differenti sistemi proprietari di indicizzazione, e quindi a noi potrebbe assegnare un ruolo del tutto improprio e marginalizzato rispetto all'accesso, e quindi la nostra informazione, la nostra qualità di programmi rischierebbe di scomparire. Quindi è necessario, e forniremo anche un contributo in forma, se vogliamo, di emendamento, di comunque come deve essere costruita la norma, che comunque ci sia anche un intervento delle autorità regolamentari che verifichi affinché ci sia una neutralità nell'indicizzazione dei contenuti sugli apparati e una tutela soprattutto di quello che è un servizio di interesse generale, e non dimentichiamo e non trascuriamo free, libero, diffuso su grandi fasce d'utenza. Non dimentichiamo la televisione digitale terrestre, è quella che viene fruita dalla quasi totalità, anzi dalla totalità della popolazione, ma è ancora il mezzo largamente prevalente anche per il suo carattere di generalità e generalità appunto di diffusione presso gli utenti. Il secondo tema molto importante per noi è quello della pubblicità, è già stato affrontato e trattato dalla RAI, è indubbiamente un elemento di grande positività il fatto
che la direttiva abbia consentito una flessibilità maggiore e condizioni operative. Ma chi lo ha consentito prevalentemente? A quei soggetti che della risorsa pubblicitaria vivono e hanno nella risorsa pubblicitaria la loro fonte esclusiva. Chi vive di questo ovviamente oggi deve essere messo in una condizione competitiva migliore, naturalmente con norme sempre che tutelino l'utenza, quindi sono sempre previsti dei limiti, la pubblicità non deve essere indiscriminata, ci sono tutte, lo sapete meglio di me, regole che comunque disciplinano tutele, forme di tutela dell'utenza di ogni tipo. Però l'importante di questa direttiva è che garantite la flessibilità. Ripeto, a chi? A chi di questo vive? Se non si danno condizioni migliori di competitività, di acquisizione di risorse, di flessibilità sul mercato, chi vive di questa risorsa è destinato a essere schiacciato tra soggetti che beneficiano di risorse pubbliche come la RAI e tra soggetti che naturalmente stanno sempre più sviluppandosi sul mercato e ottenendo anche un successo di fruizione soprattutto sul pubblico giovanile. Quindi la pubblicità è un bene preziosissimo che va preservato e va gestita e trattata in una maniera che sia consona anche al principio di flessibilità della direttiva. Ora io non voglio neanche replicare al dottor Tagliavia, non pensavamo di intervenire in replica, interveniamo successivamente, però volevo dire, avrei detto comunque, che comunque questi limiti che sono stati posti e che naturalmente liberalizzano delle possibilità per i privati, però sostanzialmente impongono anche alla RAI un diverso comportamento rispetto al passato, bisogna chiedersi perché è stato fatto così. Io parto soprattutto dal comma 2 dell'articolo 45, perché il legislatore ha ritenuto di dover prevedere una situazione, cioè un controllo, una verifica, un richiamo alla RAI rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, non concorrenza, sul tema dei prezzi praticati, la verifica rispetto ai listini, dando forte potere all'autorità. È una cosa ovvia in un paese normale, in un paese dove le regole funzionano e tutti si comportano in maniera adeguata, non ci sarebbe stato bisogno di scrivere una norma primaria, una norma di questo tipo. Perché? Perché la RAI purtroppo, questo spiace dirlo, con un comportamento sul mercato attraverso una scontistica esasperata che è arrivata al 90%, ha costretto l'autorità a intervenire con una decisione molto forte, tra l'altro validata da tale Consiglio di Stato, e quindi ha portato anche il legislatore a ritenere opportuno di scrivere in una norma primaria che la RAI deve comportarsi in maniera corretta sul mercato. Questa scontistica ha portato naturalmente a uno svilimento del valore della pubblicità negli anni, con ricadute ovviamente su tutto il settore, non solo televisivo, a cascata, perché ovviamente se il soggetto più forte, più qualificato, con i contenuti anche migliori sul mercato, ha pratica prezzi molto molto bassi, le ricadute sono tutte su tutto il sistema. Torniamo al punto 1, al comma 1 dell'articolo 45. Perché il legislatore per la RAI ha previsto di introdurre dei limiti rete per rete, canale per canale alla programmazione, affollamento orario, le fasce che peraltro sono le stesse degli operatori privati, sono quelle previste dalla direttiva? Perché ha previsto e l'affollamento giornaliero rispetto al passato? Perché mi dispiace contraddire il dottor Tagliavia, ma in passato la RAI, utilizzando in maniera molto disinvolta la possibilità di affollare al 4% l'affollamento settimanale le proprie reti, ha tendenzialmente caricato, tutto provato e comprovato anche da accertamenti fatti, la rete di maggiore ascolto, e quindi è andata anche ben sopra rispetto al 4%, e scaricando maggiormente le altre reti per avere poi un cumulo complessivo. Quindi stupisce anche che si torni a chiedere una misura diversa, tra l'altro rispetto agli operatori in cui cumula naturalmente la possibilità di cumulare queste reti, in modo da poter poi distribuire secondo le proprie esigenze l'affollamento nell'ambito di questi limiti, che sicuramente è un qualcosa che non può andare, e su questo il legislatore si ha ritenuto fondamentale anche per la RAI prevedere che sia rete per rete, canale per canale, che ci siano dei limiti ovviamente specifici. Quindi questo ci tengo a dirlo, come va anche detto che la misura del 6%, il 7% per il primo anno e il 6% regime, è ampiamente sufficiente, se non forse eccessiva rispetto a un affollamento che c'era prima del 4%, è in percentuale anche maggiore rispetto a quelli che sono gli aumenti degli affollamenti per i privati e per la Pay TV. Quindi è un tema da affrontare
in maniera significativa. Tra l'altro voglio anche fare, riallacciandomi anche al comportamento della RAI sul mercato, non è così automatico che i limiti attuali portino a una riduzione. Invito a essere sintetico perché abbiamo finito i 20 minuti a disposizione. Sì, allora guardi, la pubblicità, la RAI ha prodotti di qualità, quindi sicuramente può competere sul mercato con prodotti, con prezzi, quindi può riacquisire aumentando i prezzi sul mercato sicuramente quella pubblicità che lamenta di perdere. Questo è il tema. Altro tema molto, molto rapidamente sulla pubblicità, non è proprio nella logica della flessibilità della direttiva, ci sono due spunti che poi meglio indicheremo che impediscono naturalmente di sponsorizzare i programmi di attualità e ritornano a delle vecchie tematiche sul tempo lordo netto della pubblicità che specificheremo molto nel nostro documento ma che vanno un po' contro lo spirito generale di direttiva. Un accenno vorrei fare anche sul tema delle quote, molto brevemente. Il tema delle quote è un tema delicato, ogni volta che viene trattato in un provvedimento legislativo c'è sempre un peggioramento per il nostro settore e non risponde invece a quello che prevede la legge delega di semplificare e razionalizzare. Si è molto parlato dell'aumento delle quote sui servizi lineari, beh, non lo riteniamo eccessivo, ma lo riteniamo eccessivo e sproporzionato perché rischia di creare una grave alterazione del mercato. Noi sul mercato siamo soggetti che investono nella produzione identitaria, che hanno prodotti specifici della nostra identità nazionale. Oggi questo aumento smisurato di questa quota rischia di portare a un aumento dei costi per tutto il settore e a soffrire maggiormente sono i soggetti deboli già presenti sul mercato che rischiano di venire schiacciati da questa inflazione. Oggi c'è occupazione piena nel settore, il fenomeno dell'aumento dei costi di produzione si sta già verificando, quindi questa situazione di aumento di una quota che tra l'altro verrebbe indirizzata prioritariamente sulla produzione seriale e non su quella cinematografica dove il broadcaster tradizionale ha un affollamento maggiore rischia di creare problemi. In più Mediaset ha un danno diretto perché ha una sua attività Infinity che speriamo di sviluppare, siccome il sistema verrà disciplinato per anni ci auguriamo che questa possibilità, questa eventualità di crescere non venga minata e penalizzata da quote di investimento al 25% che appaiono eccessive. Su questo tema noi chiederemo comunque delle razionalizzazioni, un'attenuazione della quota di prodotto cinematografico al 3,5% solo per noi che è elevatissima, chiederemo leggermente di attenuarla mantenendo la quota di nazionalità, chiederemo che non vengano introdotte quote per nuovi servizi e soprattutto chiederemo un'attenuazione delle sanzioni che sono sproporzionate rispetto a ogni altra del settore pubblico. Vado sempre molto, molto, molto velocemente sul settore radiofonico. No, siamo ampiamente fuori tempo, quindi poi sinteticamente dovrebbe concludere. Sinteticamente sulle radio, mi scusi se sono andato un po' troppo avanti con i tempi, sulle radio noi chiediamo naturalmente che tutti possano sperimentare la digitale, chiediamo ovviamente che la norma che consente di poter ampliare il bacino giustamente locale non entri in vigore nel 2023 ma nel 2022 e naturalmente qualcuno dirà che ci devono essere imposti dei limiti anticoncentrativi palesemente in contrasto con lo spirito della norma e soprattutto con l'articolo 51 che prevede solo delle soglie, naturalmente in contrario anche al diritto europeo, delle soglie di attenzione e la verifica delle autorità delle diverse posizioni. Questi sono gli aspetti principali, altri minori, naturalmente c'è un adeguamento che noi abbiamo visto molto positivo rispetto appunto all'estensione a tutti i soggetti della tutela di un bene primario come questo e altri piccoli dettagli ci riserviamo poi di definirli meglio nel nostro intervento scritto e mi scuso anche se sono andato un po' oltre i limiti. Grazie, io invito i commissari a inviare eventuali domande per iscritto e che potranno essere poi oggetto di risposta nell'ambito del documento che ci vorrete inviare, quindi vi ringrazio per la vostra partecipazione. Ma non c'è tempo, Presidente? Non c'è tempo, siamo a 25 minuti invece di 20. Quindi vi ringrazio e andrei oltre. Buona giornata. Grazie. Grazie. Facciamo entrare Sky. Sì. Allora, vediamo se è connesso Marco Valentini, responsabile dei Public Policy and European Affairs Sky Italia.
Mi sembra che sia presente. Eccomi, buongiorno a tutti. Perfetto, le cedo la parola e anche a lei la invito a rimanere circa sui 15 minuti perché poi non c'è tempo per fare eventuali domande. Grazie. Prometto di essere sintetico. Per prima cosa, buongiorno a tutti. Volevamo ringraziare il Presidente, i senatori, i membri della Commissione per questa occasione che ci viene fornita di poter dare il nostro contributo a un tema così importante come quello in oggetto. Sappiamo tutti che con l'implementazione della direttiva WMS stiamo riscrivendo il TUSMAR, la norma chiave del settore televisivo, che dovrà quindi regolamentare questo settore non solo nel presente ma anche nei prossimi anni. In questo senso quindi a nostro avviso, conoscendo benissimo quelli che sono i tempi molto stretti richiesti dalla normativa, riteniamo però opportuno che ci sia il tempo per ascoltare appunto tutti, e di questo vi ringraziamo, e di fare le giuste valutazioni, proprio perché è una norma cardine del sistema. Sappiamo che ci troviamo in un scenario competitivo e globale in continua evoluzione. Ci sono molti player globali e multinazionali che sono entrati nel mercato televisivo pur non avendo nella televisione il loro core business, e questo ha creato naturalmente una necessità di il cosiddetto level playing field per garantire ai broadcaster tradizionali che operano in Italia da anni di poter avere appunto una concorrenza piena con questi grandi player. In questo senso, come noto, Sky è da sempre un operatore che ha reagito alle difficoltà e ai cambiamenti con coraggio e con nuovi investimenti. Dalla sua nascita nel 2003 ad oggi, Sky ha investito oltre 28 miliardi di euro nel sistema Italia, e anche durante la pandemia, in un momento di grande difficoltà, ha deciso a giugno 2020 di lanciare un nuovo servizio Sky Wi-Fi con l'ultra broadband, garantendo ulteriori 230 milioni di investimenti nel settore. Questa riprova di quanto Sky creda nell'Italia e nel futuro del nostro paese. Tornando al discorso di prima, un po' più specifico sull'Even Playing Field, abbiamo visto che la direttiva europea si prefigge l'obiettivo di andare a regolamentare anche questi nuovi player, proprio per realizzare una concorrenza più equa tra i vari operatori di uno stesso mercato. In questo senso è stata inserita la definizione e una regolamentazione ad hoc di video sharing platform, che noi accogliamo con favore nella speranza che a livello sostanziale questo level playing field sia reale. Faccio un esempio: comunicazioni commerciali, è un tema che sappiamo molto caldo sotto diversi aspetti. La direttiva europea era stata molto chiara nel dire estendiamo il più possibile, anche perché ci sono operatori che per loro natura si trovano nello stesso mercato ma non possono avere affollamenti pubblicitari. Pensiamo a molti servizi pay che però essendo appunto esteri non vanno poi a essere regolamentati nella stessa maniera del broadcaster come Sky. In questo senso quindi cogliamo con grande favore l'eliminazione del limite giornaliero, orario di affollamento pubblicitario, perché questo permette una maggiore elasticità, ma rimane una fortissima discriminazione tra pay TV e free TV, ormai totalmente anacronistica, proprio perché ci troviamo in un mercato diverso, un mercato contraddistinto appunto da operatori di natura molto diversa che concorrono per l'attenzione dello stesso identico spettatore. E quindi avere oggi una grossa differenza tra i limiti previsti per la Pay TV e per la Free, a nostro avviso dovrebbe essere rivisto in senso di un'estensione per tutti verso una maggiore elasticità e flessibilità. Questo perché? Proprio perché alcuni operatori, come detto, non sono regolamentati, non hanno affollamenti tetti pubblicitari, stessi operatori pay con cui noi dobbiamo concorrere, e quindi sarebbe più opportuno cercare di, attraverso una down regulation, permettere o almeno limitare eventuali asimmetrie normative e regolamentari oggi esistenti. Per quanto riguarda invece il tema delle quote, a nostro avviso, per prima cosa, la legge delega, la delegazione europea 2019, era stata molto chiara nel prevedere come criterio cardine quello della semplificazione e razionalizzazione della normativa. Noi oggi ci troviamo con ben 14 obblighi tra quote e sottoquote, che non sono stati minimamente semplificati e razionalizzati dallo schema di decreto, e anzi viene proposto anche un possibile aumento di alcune quote, nonché introduzioni di eventuali sottoquote, che
che a nostro avviso dovrebbe essere preceduto almeno da una corretta valutazione di quello che è l'impatto economico, un assessment quindi preventivo di quelli che sarebbero gli effetti di una nuova regolamentazione, perché la nostra paura è che un sistema troppo protezionistico possa a livello sostanziale produrre in realtà maggiori costi di produzione e una più bassa qualità del prodotto. Questa più bassa qualità del prodotto sarebbe un boomerang per l'intera industria. Parliamo spesso di Made in Italy, di promozione del prodotto italiano, e portare i nostri prodotti audiovisivi e cinematografici all'estero è nell'interesse di tutti, ma per farlo dobbiamo puntare sulla qualità, non su sistemi protezionistici, perché se si abbassa la qualità, quelli che sono già risultati non molto lusinghieri evidenziati dall'OCSE sulle barriere al commercio internazionale del settore per l'Italia andrebbero a peggiorare, e se noi invece riuscissimo a esportare più prodotto sarebbe un bene per le entrate dello Stato, ma anche per i famosi concetti di aiuto al turismo e alla cultura su cui discutiamo da anni. Noi, aiutando il prodotto di qualità, aiutiamo il sistema paese nella sua interezza, a prescindere dagli interessi delle singole fattispecie. Per quanto riguarda invece il cosiddetto modello francese, citato spesso come paradigma da prendere in considerazione, a nostro avviso un modello va preso o in toto o non va preso. Non si può prendere solo quel famoso cherry picking, solo quello che ci interessa, perché questo sistema francese prevede anche, insieme a quote molto alte, le più alte in Europa, sistemi di controbilanciamento di queste quote attraverso ad esempio un'IVA agevolata per la PTV o altri sistemi appunto che vanno incontro a quelle che sono le esigenze degli operatori televisivi. Quindi se si cita un modello bisognerebbe essere coerenti e o prenderlo tutto o non prenderlo. Inoltre questo modello francese, utilizzato appunto come best practice, in realtà è stato definito dalla Corte dei Conti francese, quindi non siamo noi a dirlo, ma la Corte dei Conti francese, come un sistema non efficace per i soldi che vengono spesi. Quindi prima di prendere un modello come quello francese bisognerebbe pensare bene a quelli che sono gli effetti pratici, secondo quel impact assessment di cui parlavo prima. Per quanto riguarda invece le singole sottoquote, ad esempio un sistema di semplificazione e razionalizzazione delle quote, indicato espressamente dalla legge delega, potrebbe portare ad eliminare alcune sottoquote ormai obsolete o ingiustificate. Un esempio, la quota cinema italiana, che è una quota introdotta dalle recenti riforme, andrebbe e potrebbe essere lasciata così com'è, nell'interesse appunto del cinema che noi rispettiamo massimamente, ma estesa e ampliato il perimetro attraverso l'applicazione di questa quota non solo al cinema italiano, ma ad esempio anche ad opere audiovisive patrimoniali come le serie TV, i documentari o le fiction. Nello stesso modo, la quota di programmazione minori oggi esistente ha sicuramente un fine molto nobile che non mettiamo minimamente in discussione, ma stiamo valutando, come stiamo valutando, di introdurre una nuova sottoquota di animazione italiana di investimento, forse sarebbe meglio introdurre una sottoquota di investimento italiana in prodotto nazionale rispetto a mantenere delle quote di programmazione europee che forse all'industria italiana interessano un po' meno. Anche perché ormai il mercato si va sempre più a specializzare e quindi queste sottoquote potrebbero essere, ad esempio, limitate solo a quei canali e quei palinsesti che effettivamente fanno promozione per i minori. In ultimo, così mantengo la promessa di essere sintetico, il sistema sanzionatorio. Il sistema sanzionatorio prevede una revisione anche di quelle che possono essere le sanzioni penali, che in realtà non vengono indicate in alcun modo nella legge di delegazione europea. Mentre una revisione del sistema sanzionatorio avrebbe senso in quei casi in cui le sanzioni, ripeto, possono risultare controproducenti. Faccio un esempio. Sempre per il sistema delle quote, viene prevista una sanzione massima fino all'1% del fatturato annuo. Questo che cosa produce? Che viene prevista una sanzione molto maggiore di qualsiasi altra sanzione prevista dal TUSMAR. Pensiamo che per una violazione delle norme sui minori, ben più importanti, la sanzione massima è 350.000 euro. Mentre oggi, a portarla all'1%, che cosa produce? Che l'azienda è obbligata a mettere a bilancio, per sicurezza, una possibile sanzione, riserva di bilancio, non potendo investire quegli stessi soldi. Quindi alla fine, a chi conviene avere una sanzione così alta? A nessuno. Questi sono tutti elementi e valutazioni pratiche
che sentiamo di dover dire proprio dall'industria al legislatore, al fine di poter dare un contributo efficace, effettivo, nell'interesse dell'intera filiera. Grazie. Grazie a lei, che è stato sintetico e rimasto nei tempi e quindi permette eventuali domande. Non so se ci sono interventi qui in aula, sembra che non ci siano, quindi la ringrazio anche perché è stato molto chiaro e esaustivo. La saluto e le auguro buona giornata. Se vorrà mandarci un documento per quello che riguarda il suo contributo, ne saremo felici. Certamente, buongiorno a tutti. Grazie. Sì, vedo che stanno entrando Marco Azzani, Country Manager di Prime Video Italia, e Piero Crivellaro, Head of Public Policy di Amazon. Penso che mi ascoltate, dovete desilenziare i microfoni. Ecco. Eccoci qua. Perfetto. Buongiorno. Vi cedo la parola. E vi invito anche voi a essere sintetici perché per lasciare tempo alle eventuali domande. Quindi a voi la parola. Bene, grazie mille. Innanzitutto grazie per questa opportunità di potervi parlare, di poter presentare anche le nostre opinioni in merito a queste questioni che per noi sono di rilevanza altissima, sono perché influiscono proprio direttamente sulle attività della nostra azienda qua in Italia. Io volevo usare i miei 10 minuti per darvi prima di tutto un'introduzione di che cosa noi facciamo come Prime Video e quindi la nostra storia, dei nostri piani per il futuro, e poi sollevare un punto specifico di discussione. E poi chiaramente siamo qua per le vostre domande. Allora, per fare un po' di introduzione, intanto io mi chiamo Marco Azzani, come vi dicevo, sono il country manager per l'Italia da alcuni mesi. Prime Video ha lanciato quasi 5 anni fa, festeggeremo i 5 anni di presenza in Italia a dicembre. La missione dell'azienda Prime Video all'interno della galassia Amazon è quella di sostanzialmente offrire ai clienti italiani un prodotto, un'esperienza on demand qualitativamente altissima, contenuti soprattutto italiani ma anche internazionali. Ci siamo strutturati a partire dal 2016 per aumentare soprattutto la prima delle due parti che citavo, cioè quella delle produzioni italiane, sia acquisendo cataloghi, cosiddetta library, dai distributori, dai produttori locali, internazionale, sia anche da circa 3 anni iniziando delle produzioni totalmente italiane che tramite il nostro braccio produttivo che si chiama Amazon Studios Italia, che produce oggi circa 10-12 nuove produzioni all'anno con investimenti molto, molto considerevoli. Il business è un business in forte crescita, non c'è bisogno che dica io, che spieghi io a voi come il segmento degli cosiddetti over the top, OTT, stia crescendo in maniera esponenziale un po' in tutto il mondo occidentale, quantomeno, ed è un segmento che basa i suoi consumi soprattutto sulle produzioni italiane, che è la ragione per cui noi investiamo tanto in Italia. Quando dico produzioni italiane intendo contenuti, film, serie TV, ma anche prodotti televisivi. Credo che almeno alcuni di voi abbiano avuto quell'opportunità di vedere trasmissioni come LOL, no? La scorsa primavera, che è stato un successo. Quella è una produzione totalmente pensata e sviluppata in Italia, con ovviamente comici italiani, ma allo stesso modo noi facciamo film, facciamo serie TV scripted e unscripted, quindi sceneggiate o anche in sorta di reality simili a LOL. E l'aumento è un aumento di circa come numero di produzioni di un 20-30% anno su anno, e poi andremo a crescere negli anni prossimi come numero di produzioni che intendiamo fare. Di nuovo, sto parlando di produzioni locali. Non sono gli unici investimenti che noi facciamo in Italia di contenuti italiani, perché oltre a questo, come dicevo prima, noi acquisiamo diritti di distribuzione di film e serie TV a centinaia. Non so nemmeno dirvi un numero preciso, perché ogni anno
noi acquisiamo diritti per finestre che vanno dai 3 mesi fino agli anni di diverse centinaia se non migliaia di titoli. E questo chiaramente si somma al tipo di investimento che facciamo su produzioni e distribuzioni locali. Io oggi volevo usare il tempo che abbiamo a disposizione perché siamo in un momento critico dello sviluppo del business in Italia come in Europa e riteniamo che alcune delle decisioni che stanno per essere prese nel nostro paese per ricepire in particolare questa direttiva WMS europea forse non vanno esattamente nella direzione di, secondo il nostro parere, di stimolare lo sviluppo del segmento ulteriormente, che è quello che noi vogliamo. Lo vogliamo come Amazon Prime Video, ma lo vogliamo anche personalmente io come italiano che lavoro per un'azienda internazionale. In particolare oggi vi vorrei focalizzare sul tema delle quote, di cui si è dibattuto, di cui si sta dibattendo lungamente. Voi forse sapete, ma comunque vi do questo aggiornamento, al momento l'ipotesi che è quella del 25%, che sicuramente voi conoscete benissimo, come quota di produzioni locali sul totale dei fatturati netto IVA, è quella di cui si sta parlando. Secondo noi questa non va esattamente nel senso di stimolare il business italiano e quindi tutto il settore dell'audiovisivo italiano per alcune ragioni fondamentali. Oltre al fatto che purtroppo sarebbe la quota più alta tra tutte quelle che sono o già state decise o che sono in corso di decisione per gli altri paesi membri della comunità, ci sembra in realtà che sarebbe un po' lesiva anche della libertà di investimento. Ora vi spiego, cerco di spiegare meglio questo mio punto. Il mio mestiere come country manager di questo business in Italia è quello di andare sul mercato dei capitali interni ad Amazon, chiamiamolo così, a cercare risorse da investire nel mio paese, nel paese di cui sono responsabile, che è l'Italia. Sostanzialmente io vado in competizione, anche se non è bello da dirlo, rispetto alle risorse che sono ovviamente sempre limitate, perché non sono infinite, di Amazon in Europa e nel mondo, e chiedo che queste vengano investite in Italia per la produzione di contenuti originali italiani, per l'acquisizione di film e di serie TV da distributori grandi, medi, piccoli. Questo non l'ho citato, ma ça va sans dire, noi acquisiamo da quasi ogni player presente sul territorio italiano, e lo faccio in competizione con i miei pari grado ad esempio degli altri paesi europei. Ecco, nella situazione competitiva e di fortissimo sviluppo attuale, attrarre questo tipo di capitali di questi player è, secondo me, lo dico anche personalmente come gestore di un business in Italia, è una cosa molto importante. Noi vediamo un governo come quello spagnolo che recentemente ha annunciato che investirà circa 1,6 miliardi di euro nello sviluppo del segmento per attrarre ulteriori investimenti dall'estero, creare un hub produttivo tra Madrid e altre località spagnole, con una previsione di una crescita di questo segmento di circa il 30-40% nei prossimi 3-4 anni. Ecco, questo soltanto per dire quanto aggressivi siano certi paesi nell'attrarre quei capitali. Aumentare la quota al 25%, la quota di produzione locale al 25%, verso invece qualcosa di più ragionevole, che secondo noi si attesterebbe attorno al 15%, da notare che, di nuovo, paesi come la Spagna parlano di un 5%, altri parlano di 1 o 2. La stessa Francia, che è conosciuta per essere abbastanza aggressiva nel difendere i contenuti locali, si è attestata sul 20%. Ecco, secondo noi queste quote ulteriori rispetto a un ideale, secondo noi 15%, rischiano di rendere il caso italiano, per me stesso che vado alla ricerca di questi capitali da investire e penso anche per chi fa il mio mestiere per altre aziende simili alla mia, un mestiere molto più difficile. E sul lungo periodo rischiano di derivare queste risorse, che come dicevo sono poi giocoforza limitate, verso altri paesi piuttosto che per l'Italia. Questo è il grande rischio, che è un rischio di rigidità, mi viene da
da chiamarlo, no? Di porre un po' troppi paletti nella libertà di investimento. Ed è, ecco, vi porto la mia testimonianza, è una cosa che io vivo ogni giorno, perché appunto è una cosa che, perché così è così che funziona il sistema di queste aziende. Ci sono altri punti in realtà di cui noi vorremmo discutere con voi, su cui abbiamo delle opinioni, però questo ci sembrava quello più urgente, quello più anche caldo da discutere in questi giorni, quindi è di questo che voglio parlare. Però noi abbiamo anche documenti, ci piacerebbe poter condividere con voi dopo questa riunione, tramite Piero Crivellaro, che è il nostro responsabile per le public policy, anche un documento più preciso, più puntuale, che fa riferimento anche ai punti del decreto che si stanno discutendo. In particolare, secondo noi, mi riferisco all'articolo 55,2 per quanto riguarda la questione della quota, ma ecco, possiamo essere più precisi in un follow-up via email con un nostro documento. Mi fa comunque piacere avere la possibilità di avervi, come dire, convogliato questo nostro messaggio. La nostra intenzione, come Prime Video, è quella di investire, di continuare a investire. La richiesta che noi facciamo è di non limitare ulteriormente la libertà di investimento. Per darvi un'idea di quello che noi abbiamo, che facciamo oggi, a parte LOL che ho già citato, noi abbiamo un lancio di una serie che si chiama Dinner Club con Carlo Crack, una serie di attori famosissimi, dalla Ferrille, Mastrandrea, a Battantuono. Abbiamo la Champions League, domani ci sarà la prima partita del nostro enorme investimento in Champions League, con la prima partita che è Inter-Real Madrid. Ci sono anche grandi investimenti di marketing che credo siano un po' visibili in questi giorni tra Champions League e altre campagne cosiddette di branding, tra televisioni, radio, cartellonistica e ovviamente anche investimenti digitali. Perché ho parlato molto delle produzioni di contenuti, non ho parlato degli investimenti di marketing che sono, come dire, conseguenti alle prime, ma ci sono anche quelli e sono molto, molto. Ecco, io non voglio rubarvi altro tempo, anche perché so che ci sono delle domande, e quindi mi fermo qua e vi ringrazio ulteriormente per la possibilità e il tempo dedicato. Per il suo contributo, e Bargiotta. Intanto ringrazio il dottor Razzani e Amazon anche per la chiarezza con la quale avete sinteticamente espresso un concetto, in particolar modo quello relativo alle quote, che insomma vede una certa conformità alla vostra posizione, mi pare di capire, di tutti i player che fanno il vostro mestiere, ma insomma lo capiremo strada facendo. Io ho due domande un po' ultrone rispetto al tema specifico, ma che credo possono essere molto interessanti. La prima, lei ha fatto riferimento all'OL, e non è proprio su quella che faccio la mia domanda, perché mi parrebbe complicato fare quello che sto per chiedervi, ma avete idea in futuro di lavorare a produzioni italiane che possano essere vendute all'estero? Perché questo sarebbe una cosa molto interessante, quindi non solo vendere voi prodotti in Italia fatti fuori, ma diciamo invertire in parte, mi rendo conto con tutte le difficoltà della lingua, questo modello, come dire, implementando anche quest'altra parte che mi sembrerebbe molto interessante. La seconda, in Italia, come è noto, soprattutto sulle fiction, ci sono alcuni grandi gruppi, grandi produttori, poi ce ne sono tanti piccolini che fanno un lavoro di qualità e che nei miei auspici dovrebbero man mano crescere, come è giusto che sia in un mercato libero. In questo Amazon potrebbe avere un ruolo, magari coproducendo alcuni prodotti insieme anche a piccoli e medi operatori del settore italiani? Ci sono altri interventi, non so se Malegni vuole intervenire. Malegni, prego. Sì, buongiorno dottor Azzani. Torno un attimo sulla questione degli investimenti, che è l'argomento, diciamo, che lei ha voluto evidenziare rispetto agli altri. Immagino che, come
ha già detto, ci invierete un documento con un'analisi anche degli altri punti del provvedimento in esame. Nelle edizioni precedenti ci è stata sollevata la questione legata appunto ai produttori cosiddetti indipendenti e anche all'aspetto dell'occupazione che in questo momento pare essere piena occupazione, in particolare nella produzione dei sistemi, delle serie, dei film, eccetera, eccetera. Si dice addirittura che ci siano, dopo questa scelta del tax credit, per quanto riguarda i piccoli produttori, perché poi qui c'è anche l'altra questione, le cosiddette aziende che fanno trasmissioni lineari non hanno la stessa opportunità, detenendo la totale partecipazione di aziende di produzione, di poter ottenere il tax credit, perché questo è garantito soltanto per i piccoli produttori. Quindi questa è la prima considerazione sulla quale vorrei il suo punto di vista, anche legato al fatto che i costi probabilmente stanno crescendo, perché crescendo la domanda ovviamente il prezzo è in netta salita. L'altra domanda è di tipo logistico. Volevo sapere la vostra sede dov'è e quanti dipendenti in Italia avete, perché una delle questioni sollevate proprio questa mattina anche dai vari operatori, è chiaro che hanno parlato Rai e Mediaset, quindi è del tutto evidente che siano presenti sul territorio nazionale con stabilimenti fisici e migliaia di persone che lavorano, però noi crediamo che la scelta di investire sul territorio nazionale in produzioni e poi ovviamente debba avere anche il riverbero sicuramente dell'identità culturale, ma anche dell'occupazione, perché lo Stato, quando emette provvedimenti, lo fa per migliorare l'assetto economico del Paese, questo mi sembra del tutto evidente. Ecco, sulla questione del 25%, torno un attimo indietro, secondo lei questo potrebbe essere un deterrente all'investimento, come lei ha detto, se va in giro a cercare nelle pieghe del bilancio di Amazon i quattrini, o potrebbe invece essere da parte per esempio vostra, ma anche di altri produttori importanti che ci sono, colossi, che magari voi vi occupate d'altro, ma insomma state entrando in questo settore in maniera preponderante, avere più spazio rispetto agli altri, o questo, come lei ha detto prima, potrebbe essere un deterrente, quindi una riduzione degli investimenti del nostro Paese. Grazie. Mi sembra che non ci siano altri interventi, quindi c'è da voi la parola per le risposte. Bene, grazie. Grazie delle domande. Allora, cercherò di andare in ordine. La prima domanda era su se abbiamo idea di distribuzione all'estero. Noi già distribuiamo all'estero, grazie per questa domanda, perché non ho avuto il tempo e il modo di specificarlo prima. Tutte le nostre produzioni italiane già ad oggi sono disponibili sulle altre piattaforme. Persino LOL, che è un contenuto, se vogliamo, non fatto per essere distribuito all'estero, ma tutti i film e le serie TV che produciamo sono in varia forma, con questo intendo o doppiate o sottotitolate a seconda dei casi, e vengono distribuite negli altri paesi. In realtà ancora di più investiremo in questa cosa. Noi abbiamo in previsione l'anno prossimo, vi cito un titolo soltanto, e non è per fare pubblicità, si chiama Bang Bang Baby, l'abbiamo già annunciato ai media, ed è una serie TV totalmente prodotta in italiano, una grande produzione, un grande sforzo produttivo anche qualitativamente dal nostro punto di vista. Quello verrà distribuito in tutto il mondo, ma è un esempio che vi faccio perché è il più importante per la prima parte del 2022. Quindi ecco, sì, assolutamente lo facciamo già, lo faremo ancora di più in futuro. Sulla seconda domanda, sulle fiction e il lavoro con i piccoli produttori, di nuovo, grazie perché mi permette di spiegare, l'ho detto solo molto velocemente, che noi lavoriamo con grandi case di produzione, ma anche con piccoli e medi produttori. Di nuovo un esempio veramente molto prossimo, fra un mese noi lanceremo un film che si chiama Anni da cane,
l'abbiamo già annunciato, ma faremo una presentazione migliore, una produzione di Notorious Picture, che è un'azienda, è una casa di produzione, posso dire, medio-piccola, insomma, per gli standard anche italiani, ma molto attiva, regista e attori teenager molto trovati a Roma, insomma, ambientata a Roma. In realtà noi già lavoriamo quindi con queste realtà, proprio perché l'offerta è crescente e proprio perché abbiamo la necessità di coprire, come Amazon abbiamo l'ambizione di essere popolari nel senso migliore del termine, nel senso un po' americano, permettetemi di dire, cioè di raggiungere le masse in tutta Italia, con contenuti che vanno dal premio Oscar, dal film che vince i premi nei vari festival, come magari può essere LOL, tutti fatti con grande qualità. Questo comporta lavorare con tutti i tipi di produttori, dalle grandi case di produzione come Endemol, come Bunny Jay, che sono attori italiani internazionali, fino al piccolo medio produttore locale italiano che magari ha delle idee specifiche su dei contenuti come quello che vi citavo prima. Passo alla terza domanda. Produttori dipendenti, di nuovo, tax credit. Il tipo di accordo tipico che noi abbiamo per le produzioni di originals, come le chiamiamo, queste local originals, le produzioni italiane di contenuti originali, è in genere di uno split tra 70 e 30% sostanzialmente. Noi sosteniamo il 70% del costo di produzione, quindi di gran lunga la maggior parte, il rimanente 30% è in capo al produttore locale, il quale ricorre poi direttamente al tax credit, e la qualcosa permette la sostenibilità finanziaria anche, come giustamente diceva il senatore, per quei produttori che magari hanno le spalle meno larghe finanziariamente, sono più piccoli. Noi però ci mettiamo al 70%, quindi questo è un po' a questo cui mi riferivo prima quando dicevo, no, la possibilità di investire sul paese, sulle produzioni nel paese, cioè la possibilità di contribuire con quel 70% a fare un film che probabilmente in diverso modo non verrebbe fatto, film o serie TV che dir si voglia. Quindi è vero, questo probabilmente, come ho già detto, impatta di più i produttori medio-piccoli che hanno le spalle meno larghe, ma in realtà è un discorso che vale per l'industry, per il settore in senso lato. Spero di aver risposto con questo alla domanda. In termini di occupazione io non so esattamente, non so dire, è una cosa che possiamo cercare di indagare, quanto indirettamente quanti occupati noi coinvolgiamo, perché appunto ci sono un sacco di produzioni diretti, dipendenti di Amazon Prime, quanti siete? Sì, no, rispondiamo ancora alla domanda 3. Invece per quanto riguarda la domanda 4, la nostra sede, la maggior parte del team è basata in Italia. Una notizia che ancora non abbiamo annunciato: abbiamo circa una cinquantina di dipendenti che lavorano dall'Italia. Una cosa che non abbiamo annunciato, ma credo che si possa dire, dato che questa è anche un'audizione parlamentare, noi ci stiamo attivando per avere una sede ufficiale italiana. Oggi ce l'abbiamo in UK, ma siamo già attivati e stiamo lavorando per l'attivazione di una sede italiana. Non l'abbiamo ancora annunciato perché semplicemente sono fasi legali, amministrative che dobbiamo superare prima di poterlo dire. Questa è più o meno il sizing. Ho detto circa perché stiamo assumendo molte persone, perché stiamo crescendo abbastanza velocemente. Chiaramente stiamo parlando di dipendenti diretti, dopodiché, come dicevo prima, l'indotto è molto più grande di questo. Passo all'ultima domanda, che era quella sul 25. Sì, secondo noi il 25% è un deterrente. Ci sono anche altre questioni che sono altrettanto importanti, secondo noi, che non abbiamo toccato per brevità oggi, che è quella della definizione del produttore indipendente, alla quale si vuol dare una definizione molto più restrittiva, che rischia in qualche modo, ma una migliore spiegazione di questo punto magari ne mando i documenti che poi vi manderemo, rischia in qualche modo di escludere dal computo di queste quote le nostre produzioni originali.
Nella precedente definizione del TUSMAR in realtà noi trovavamo che fosse quella giusta, la cosiddetta definizione di produttore non meramente consecutivo. Sono technicality che richiedono qualche più del tempo che abbiamo oggi a disposizione, ma siamo ben felici di dar seguito a questo anche su questo punto. Noi crediamo che tra la definizione del produttore esecutivo e la definizione di quote così alte si rischi, come dicevo, di rendere meno appetibile il caso italiano nell'attrazione di capitali, principalmente per le produzioni italiane e poi come conseguenza indiretta anche negli investimenti pubblicitari. Noi siamo grandi investitori su tutti i canali pubblicitari italiani, siamo grandissimi clienti di Rai, di Mediaset, della Sette, così come anche di tanti canali digitali, giornali, quotidiani, radio e così via. Chiaramente quel livello di investimento perderebbe, come dire, interesse se non ci fossero poi dei prodotti locali da promuovere, ma è un effetto indiretto. Spero con questo di aver risposto, di aver chiarito un po' i punti, ma ditemi voi se volete ulteriori chiarimenti. Molto chiari, non so se ci sono altre domande, ma quelle penso che eventualmente chi ha seguito l'audizione ve le potrà inviare. Io quindi vi ringrazio per il vostro contributo e per il contributo poi scritto che ci volete inviare. Buona giornata. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Netflix. Quanti sono? Massimo 50. Sì. Almeno. 50. Ce l'hanno tutti 50, secondo me è un numero standard. Allora, signori, mi sembra che si stiano collegando per Netflix Stefano Sciullo, direttore del Public Policy Netflix Italia, e la dottoressa Lucia Carta, direttrice del Business e Affari Legali. E forse c'è anche Leonora Andreatta. Mi sentite? Non sono entrati, credo. Questa l'abbiamo fatta scappare. Sì, vedo che il dottor Stefano Ciullo è collegato, dovrebbe, quindi ci sarà dietro anche la dottoressa Lucia Carta, dovrebbero desilenziare il microfono perché altrimenti non vi ascoltiamo. Perfetto, perfetto. Vi cedo la parola e vi chiedo di rimanere nel tempo previsto, che è di 20 minuti, incluse le domande dei commissari. Prego, buona giornata. Buona giornata a tutti. Grazie Presidente, grazie alla Commissione per questa convocazione. Siamo felici che il Parlamento abbia creato questa occasione per una riflessione e altrettanto felici ovviamente di avere tramite questa occasione la possibilità di esprimerci anche noi dinanzi a una riforma molto importante che è stata, la cui proposta è stata approvata in luglio e in agosto veramente in 4 giorni, senza alcun tavolo, dopo mesi diciamo di discussione sulle cosiddette regole di ingaggio, ma senza alcuna anticipazione di questa possibile misura relativa agli obblighi di investimento. La direttiva comunque più in generale ci riguarda perché siamo un fornitore di servizi media audiovisivi, anche a noi non ci riguarda in maniera diretta la questione, se non come cliente, come diceva prima Amazon, la questione della raccolta pubblicitaria, perché abbiamo un business model da questo punto di vista molto semplice: noi non raccogliamo pubblicità, non monetizziamo i dati, noi in realtà siamo analogo a un broadcaster, con la differenza che utilizziamo il web come modalità di trasmissione, quindi per questo non siamo interessati direttamente da quelle norme, così come non siamo una piattaforma di condivisione di contenuti e quindi non siamo soggetti alle norme per intenderci sulle cosiddette video sharing platform. Mentre invece guardiamo con interesse comunque alla normativa
riguardante la tutela dei minori, anche perché questo è un po' un vanto del nostro servizio. Come ci ha riconosciuto l'Agcom l'anno scorso, il nostro servizio di protezione è all'avanguardia. Noi utilizziamo fondamentalmente il web al massimo delle sue potenzialità per fare in modo che il genitore possa sfruttare tutte le potenzialità che la tecnologia dà per personalizzare la tutela dei minori. Abbiamo un business che ci porta peraltro naturalmente a localizzarci, nel senso di lavorare con grande attenzione al rapporto con i produttori locali e una stretta collaborazione con l'ecosistema, e quindi per questo noi, come dire, questa è una premessa doverosa, non abbiamo mai, come dire, contestato in linea di principio anche il sistema delle quote, perché il nostro modello ci porta nella direzione locale, e questo l'abbiamo mostrato con i fatti, non con le parole. Nel corso del lockdown abbiamo adottato misure complementari a quelle del governo, lavorando in associazione, in questo caso con l'associazione dell'Italian Film Commissions, alla tutela diretta di tutte i membri delle maestranze di produzioni regionali che sono state interrotte durante il lockdown. Le produzioni Netflix le abbiamo sostenute direttamente, ma queste le abbiamo sostenute, si trattava tra l'altro di tutte produzioni non Netflix. Abbiamo deciso di entrare nell'ANICA, ma nel contempo abbiamo tenuto sempre vivo il rapporto di dialogo e di discussione con tutte le associazioni dei produttori, e nel contempo abbiamo qui la protagonista, che è la mia collega Lucia Carta, abbiamo adattato i nostri template contrattuali, i nostri modelli, che oggi nel panorama europeo sono quelli che più si avvicinano alle esigenze della produzione indipendente, ma questo peraltro è anche attestato dall'approccio che abbiamo tenuto nei tavoli di discussione presso il Ministero dei Beni Culturali, anzi il Ministero della Cultura oggi, anche venendo incontro nelle discussioni su tante delle regole di ingaggio di cui si discuteva, in un contesto, ai noi, diverso da quello di oggi, ma mostrando anche lì grande disponibilità. Con le nostre produzioni abbiamo dato grande visibilità e ha creato affinità culturale, quindi attrazione per le località turistiche italiane, da Curon con la serie omonima, alla Riviera Romagnola con Summertime sotto il sole di Riccione, da Modena con Master of None, a Procida con Generazione 56K, a Napoli con Generazione 56K, e ora lo devo dire con grande orgoglio con il film di Sorrentino che così bene è andato a Venezia. E una recente ricerca dimostra che gli stranieri che guardano gli show di Netflix hanno una propensione accresciuta a viaggiare nel nostro paese. Abbiamo volontariamente scelto, in periodi in cui non avevamo obblighi, di investire più di 300 milioni in 4 anni in contenuto italiano, e questi sono investimenti che nell'indotto hanno un moltiplicatore, che abbiamo anche calcolato. Abbiamo affidato una ricerca al gruppo Holzberg, che ha calcolato che per ogni euro investito 66 centesimi vanno in più nell'indotto. E ripeto, sottolineo, questo in una situazione in cui non c'erano obblighi a dettare quanto dovessimo investire. Abbiamo constatato la necessità di creare più talenti e più formazione. Dal punto di vista qualitativo ne abbiamo tanta di qualità in Italia, ma dal punto di vista quantitativo abbiamo bisogno di nuove energie, e quindi ci siamo impegnati in questo. Con l'ANICA abbiamo fondato l'ANICA Academy Foundation, in cui abbiamo coinvolto Mediaset, Rai, Vision, Viacom CBS, e ovviamente l'ANICA è come dire, al centro di questa iniziativa. Con l'Accademia dei Davidi Donatello abbiamo creato un progetto che si chiama Becoming Maestri sui talenti femminili. Con il premio Solina ci siamo dedicati ai nuovi talenti della scrittura. Con la Scuola Civica di Milano, Luchino Visconti di Milano, ci siamo dedicati allo sviluppo della produzione. Abbiamo un percorso continuo e attento di dialogo con le istituzioni. È di pochi giorni fa la notizia che in questa sede, che è una sede politica, non si può trascurare, abbiamo comunicato la decisione già attuata negli scorsi anni, lo scorso anno, in Francia, Germania e Inghilterra, di attribuire a una sussidiaria italiana i ricavi derivanti dagli abbonamenti dei clienti italiani. L'importanza di questo passo non può sfuggirvi. Quindi siamo un contributore positivo del sistema. Netflix è un soggetto che dà e non sottrae risorse al sistema. Stiamo aprendo un ufficio a Roma con 50 dipendenti, abbiamo superato i 50. Guardate bene, questi 50 sono più del doppio di quelli che la normativa tuttora applicabile formalmente ci richiedeva di assumere, pena l'eventuale aumento degli obblighi di investimento. Quell'aumento che oggi viene realizzato comunque, quindi anche un po' ironica questa situazione. Siamo impegnati infine, come dicono gli inglesi, last but not least, in tutte le nostre attività nella promozione dei valori di inclusione, diversità e di sostenibilità. Ora,
questi servizi, queste attività, questi sforzi li mettiamo in campo per business, ma anche per passione, per questa industria e per, naturalmente, per il nostro paese. È un paese che non è un solo un paese di consumo, è un paese anche di creazione, di produzione, e con validissimi partner con i quali siamo onorati di lavorare ogni giorno. Proprio per questo è stato, lo devo dire molto spassionato, sinceramente, un colpo ai primi di agosto verificare che in pochi giorni non c'è stato un tavolo su questo. E credo che il collega Luppi si parlasse ovviamente dei tavoli relativo alla RAI. Per quanto riguarda questo aspetto non c'è stato un tavolo, ci sono stati lunghi mesi di interlocuzione sulle regole di ingaggio, nei quali appunto ci siamo mostrati sempre, come dire, pronti ad un compromesso. In pochi giorni si è arrivata a formulare questa ipotesi di raddoppio degli obblighi di investimento. Ora, prima ancora dell'aspetto legale o di quello economico, che pur sono rilevanti qui, a me preme sottolineare l'aspetto politico e, se volete, un po' anche l'aspetto emotivo di questo aspetto. Cioè, dinanzi a un'offerta innovativa, ci sono oggi anche quelle di Amazon e Disney, ma senz'altro noi abbiamo, come dire, segnato la via sotto questo profilo. Quindi dinanzi a un'offerta innovativa che porta opportunità, porta nuove energie, porta nuovi talenti, perché bisogna dare un segnale di non fiducia, oltre che di discriminazione rispetto agli altri player? La geopolitica dell'audiovisivo oggi mostra tanti paesi impegnati nella corsa a trarre l'investimento, non a, come dire, soffocare l'energia che ci sta dietro. Io ho una tabella che senz'altro depositerò, che mostra che la scelta ipotizzata in Italia ci renderebbe un caso unico in Europa e direi nell'economia di mercato. Qualche altro collega ha parlato del caso francese. Bene, il caso francese in effetti è un caso con alcune misure anch'esse un po' protezionistiche, che infatti ha attratto l'attenzione della Commissione, la quale ha mandato al governo francese una lettera nella quale esprime molte delle preoccupazioni che noi abbiamo oggi, parlando di proporzionalità, parlando di discriminatorietà, sollevando delle critiche importanti. Bene, il governo francese poi ha approvato, vedremo cosa accadrà, ma eppure il sistema francese, badate bene, non si caratterizza per una scelta radicale come quella ipotizzata in Italia. In particolare non hanno discriminazione così accentuata tra diverse tipologie di servizi. Non parliamo poi di altri paesi. La Spagna e la Germania, che badate bene, anch'essi sono anche paesi di produzione e di creatività oggi, non sono solo paesi di produzione esecutiva o di consumo, fanno a gara e per il momento stanno ancora attraendo investimenti con un sistema molto liberale, con un sistema di obblighi di investimento molto bassi. Francia e Italia non sono più gli unici paesi che producono e l'Italia ora ha una scelta in che direzione andare. I nostri obblighi sono doppi rispetto agli altri e superiori addirittura a quelli di RAI, come emerge dall'intervento del collega Luppi, che parlava giustamente della sua quota giudicandola congrua. Mi pare che anche lui abbia sottolineato il fatto che comunque, insomma, quelle applicabili al VOD siano un po' eccessive. Io vorrei lasciare spazio alle domande, però in realtà abbiamo una domanda anche noi per voi, perché c'è una domanda alla quale noi non troviamo in questo momento una risposta. Perché raddoppiare gli obblighi per i nuovi servizi? Qual è la ragione legale o anche solo politica? Cioè, quella fiscale, credo che abbiamo, come dire, quanto menzionavo prima, evidenzi già che non ci sia. Come dicevo, una risposta non l'abbiamo proprio ancora trovata, però abbiamo una risposta precisa alla domanda che legittimamente ci viene posta. Ma cara Netflix, se sei così contento di investire in Italia, così amante del nostro paese, che problema c'è aumentare gli obblighi? È una domanda naturale, ma la risposta è altrettanto semplice. Primo, raddoppiare gli obblighi significa raddoppiare l'area regolamentata, cioè rispettare le quote significa anche rispettare una serie di paletti che noi abbiamo negoziato con grande spirito di flessibilità, andando incontro alle richieste, ma sono paletti molto rigidi che già caratterizzano l'Italia come un paese iperregolamentato. Raddoppiare le quote raddoppia quest'area, quindi riduce il margine per le produzioni più ambiziose, più innovative, quelle magari in cui sia necessaria un'ottica di finanziamento diversa da quei paletti rigidi. Tra l'altro la legge delegata approvata da questo Parlamento parla di semplificazione e razionalizzazione, quindi una direzione che, diciamo, di cui non vediamo traccia in questo contesto. Secondo, è molto concreta, è molto vicina alla possibilità che questo raddoppio degli obblighi ci porti a investire semplicemente più di quello che noi, che i nostri budget ci dicono e quello che ci preventivamo di fare. E questo è un problema per l'intero mercato. Lo ha detto chiaramente Mediaset, mi sembra che lo abbia accennato anche Rai.
Noi sappiamo che oggi i broadcaster nazionali hanno una serie di altri problemi e di altre questioni che sollevano in relazione a questo provvedimento, ma sappiamo anche che questa direzione è una direzione problematica anche per l'intero mercato. Terzo, e direi soprattutto, nel breve termine le regole possono cercare di inseguire il mercato, di condizionare le direzioni, ma è, come dire, prendetela per quello che è, cioè, come dire, per una constatazione di una realtà economica che noi conosciamo operando in 190 paesi. L'investimento alla fine va dove ci sono i sistemi che lo attraggono, che creano la flessibilità e creano il contesto giusto per voler investire nel medio termine. Il breve termine viene alla fine superato da queste logiche. E quello che noi temiamo, proprio come management italiano, che, come dire, siamo i primi tifosi dell'investimento locale, è di dare il segnale che l'Italia è sostanzialmente, non solo non partecipa alla competizione che altri paesi fanno nell'attrarre l'investimento, ma considera il nostro impegno così malfermo da dover essere regolamentato, messo in un binario prescrittivo. Il tutto, ripeto, senza giustificazioni, nemmeno asserite peraltro, perché la relazione non parla della ragione per cui ci dovrebbero essere questi obblighi per i servizi a richiesta. Il che, oltre ad avere conseguenze legali, fra l'altro su questo abbiamo due pareri legali sul tema che abbiamo diffuso alcuni di voi e senz'altro produrremo nella documentazione, però soprattutto darebbe un colpo alla nostra passione, a tutta quell'energia che c'è dietro gli investimenti ulteriori che facciamo in contenuto, ma anche dietro quelle attività diciamo extra ordinem di cui parlavo prima. Quindi noi al Parlamento chiediamo solo di riflettere su questa decisione, di segnalare queste criticità al governo e fare in modo, aiuti, dico letteralmente aiuti il governo a una riflessione un po' più approfondita su questo tema per calcolare veramente le conseguenze di questa decisione, non solo su Netflix, ma sull'intera industria. Voglio dire anche con molta forza che noi non stiamo in alcun modo cercando di determinare l'aumento delle quote per gli altri player. Tutte le osservazioni che stiamo facendo sono nella direzione di sottolineare il pericolo di una scelta dirigista che sia compiuta essa verso Netflix, verso Amazon o verso altri player, chiunque altro, ha questi effetti che non sono favorevoli. Noi stiamo cercando solamente un approccio più ragionevole, più proporzionato, favorevole agli investimenti, in modo da poter continuare a essere un'opportunità per l'Italia. Non so se riusciamo ad aggiungere qualcosa, in ogni caso siamo tutti e due disponibili per qualsiasi domanda. Grazie, non so se ci sono interventi qui. Senatore Margiotta. Sì, molto, molto rapidamente, più che una domanda volevo fare una riflessione e un auspicio. Lei in modo molto suggestivo ha rivolto a noi una domanda che naturalmente potrebbe trovare risposta solo nel governo. Noi risponderemo alla vostra domanda quando avremo scritto nel parere quel che pensiamo noi a proposito della cifra. Ci ho detto. Senatore, fatichiamo a sentirla, mi dispiace. Non mi avete sentito? Senatore. Ora mi sentite? No. Che c'è un altro microfono. Io temo che sia la mascherina, mi spiace dirlo, ma temo che sia la. Non posso toglierla. Allora. Se mi sentite, provo proprio ad essere anche più breve di quanto avevo pensato di essere. Non mi sentite? Che facciamo? Provo un po' questo. Sentite qui? Io, senatore, ho paura che sia la mascherina che crei qua. Lei sente? Adesso. Prova questo. Non viene. Sentiamo. Allora, sperando che mi sentiate. Ma non ho. Prova di lì. Vabbè, se no non parlo. Ma la sentiamo ora. Ah, bene. Allora dicevo con una battuta, intanto mi complimentavo per il modo in cui avete espresso le vostre opinioni e scherzavo sul fatto che ci abbiate fatto una domanda, cioè perché il 25%? E dicevo che questa non è una domanda che potete rivolgere a noi, visto che. Risponderemo a tale domanda rispetto al numero che col collega Mallegni e la Commissione penseremmo essere la cosa più utile. In questo momento la domanda va posta ovviamente al governo e non a noi. A parte questo, e complimentandomi per il successo del film di Sorrentino, per la verità io mi auguravo che avesse il Leone d'Oro, ma insomma mi pare candidato ad altre
importanti, ad altri importanti riconoscimenti. E complimentandomi anche per il fatto che so che Netflix Italia ha aderito ad Anika, è un bel segnale secondo me per il nostro paese che avete in qualche modo dato. Volevo sapere, ecco, prendo un esempio proprio il più clamoroso, certamente il film di Sorrentino riuscirete a venderlo all'estero, ma si può ipotizzare una serie italiana che, ecco perché dicevo, prendo un esempio clamoroso, che sia La Casa di Carta fatta in Italia? Cioè, c'è nelle vostre ambizioni quello di pensare anche nelle produzioni italiane a qualcosa che sia, nel calcio dice un crack, insomma una cosa forte, visibile, importante, venduta in maniera molto ampia in tutto il mondo? Per quanto mi riguarda, conterebbe più che voi abbiate un'ambizione di questo tipo rispetto a un paletto un po' eccessivo della quota del quale stiamo parlando. Poi avrei altre cose da dirvi, ma insomma non è il momento. Non so se Malegni vuole intervenire, non ho visto che... Proprio rapidamente. Sì, buongiorno dottor Ciullo. Allora, io vorrei entrare un po', diciamo così, con i piedi nel piatto, come si usa dire, perché è da stamani mattina che, a parte Rai, che a mio avviso ha perso un'occasione da un punto di vista di solidarietà commerciale, nel dire che la quota del 25% va bene, tanto noi abbiamo quella del 17%, quindi chi se ne frega, e questo a mio avviso veramente è stato una mancanza di fair play proprio di mercato. Questo sta a significare che ancora la nostra azienda nazionale non è entrata nello spirito di competizione, avendo ancora alle spalle forse, diciamo così, troppa protezione, diciamo questo. Questa però era una digressione di tipo politico che ovviamente probabilmente a lei non interessa, però è bene che lo sappia. Detto questo, vorrei entrare un pochino nel merito, e quindi quando, anzi una breve digressione ulteriore, alcuni hanno detto che relativamente agli investimenti richiesti col raddoppio della quota del 25%, per il quale mi associo al collega Margiotta, francamente ci dispiace non poter essere i destinatari della vostra domanda, anche noi vorremmo farla allo stesso senatore, modo e la faremo. Senatore, mi scuso per l'interruzione, ma di nuovo abbiamo difficoltà a sentire. Io la mascherina la calo, guardi, così almeno... Ecco, io ora la sento benissimo. Ecco, appunto. Quindi si è perso tutta la parte della RAI, insomma, ecco, o l'ha sentita, no. Relativamente al 25% degli investimenti, io vorrei capire, secondo voi, qual è l'ipotesi di equilibrio per questo tipo di investimento? Cioè, secondo Netflix, qual è... Oggi è il 12,50 rispetto ai ricavi. Qual è, dal vostro punto di vista, una quota, presupposto che necessariamente c'è una previsione di aumento degli investimenti legata ad una logica di mantenimento della produzione sul territorio, di produzione europea sul territorio nazionale? Qual è, prendendo a prestito le parole del collega Fedi, accettabile la percentuale che Netflix ha in mente? Ecco, perché almeno si inizia a ragionare di contenuti. E poi un'altra cosa che mi interessava sapere, siccome questa percentuale si basa sui ricavi, immagino non sia un segreto, oggi con 50 dipendenti, che anche questo abbiamo capito che discendono da una necessità anche normativa di collocazione aziendale all'interno di alcune norme nazionali. E oggi qual è il giro di affari, qual è il ricavo che Netflix ha sul territorio italiano? Grazie. C'è da voi la parola. Grazie. Lascerei prima la parola alla collega Carta per le prime due domande.
Sì, sulla distribuzione all'estero del film di Sorrentino, ma in generale le nostre serie, uno dei grandi motivi di orgoglio per noi è di portare proprio le storie italiane in tutto il mondo. Noi distribuiamo il servizio in 190 paesi e facciamo un'attività incredibile di doppiaggio, sottotitolaggio per poter proprio rendere disponibili le nostre storie in tutto il mondo. Quindi la risposta è senz'altro positiva, sia rispetto appunto a un film importante come è stata La mano di Dio, ma sia anche rispetto a future serie. Accennava a Una casa di carta italiana, stiamo proprio cercando quello, cioè stiamo cercando con la nostra presenza ormai consolidata in Italia, è un paese in cui crediamo molto e stiamo proprio cercando di lavorare e espandere la nostra collaborazione con tutti i produttori alla ricerca di un prodotto che possa dare così lustro a Netflix come La casa di carta è stato per la Spagna. Certo che la Spagna è un paese, vorrei sottolineare, dove la regolamentazione è molto, è veramente minima, direi, e questo lascia flessibilità e libertà, ed era quello un po' che diceva mio collega Stefano prima, cioè poter, noi abbiamo tutta l'intenzione di investire anche con dei progetti molto ambiziosi, vorremmo poter essere liberi di farlo per proprio esprimere al meglio la creatività di questo paese nel resto del mondo. Per quanto riguarda le altre due domande, allora, la prima è la questione del livello accettabile. Questa è una domanda giustissima, più che legittima, ma anche alla quale è difficile rispondere in questo contesto, perché per due ragioni. La prima è che non conosciamo ancora i nostri ricavi negli anni a venire, nel mercato i nostri ricavi senz'altro stanno crescendo, poi arriverò alla seconda domanda, è difficile prevedere precisamente. Ma poi perché la risposta corretta, dal punto di vista, diciamo, rigoroso, non può che essere di eliminare questo, come dire, salto carpiato che porta al raddoppio, no, delle quote solo per una tipologia di produzione. Ripeto, non alzare altre quote, ma evitare questo raddoppio. Dopodiché è molto importante che io indichi due aspetti che caratterizzano la nostra normativa, che credo siano l'interesse anche degli altri fornitori di servizi SMAV e degli altri broadcaster, che sono molto capaci di influire anche sul margine, diciamo, di manovra che ci potrebbe essere nel trovare una soluzione credibile. Il primo è rappresentato dal fatto che la nostra normativa consente al governo, con un decreto interministeriale, quindi senza passare da quest'aula una seconda volta, e quindi senza confronto con il legislatore, di aumentare le sole sottoquote italiane, quindi la quota italiana di produzioni indipendenti recenti e la quota di film italiani indipendenti. Questo è molto rilevante, perché io potrei anche dire ora che la percentuale X va bene, ma dopo due mesi questa percentuale potrebbe essere in teoria aumentata dal governo senza il confronto parlamentare, e quindi questo, come dire, riduce. Quindi intervenire su questo aspetto, cosa che il Parlamento può fare in questa sede, o quantomeno può suggerire al governo in questa sede, aumenterebbe il margine di manovra. Il secondo è relativo ai film. Parlavamo prima del film di Sorrentino, ci sono tanti film che abbiamo fatto utilizzando anche la libertà, no? di cui godevamo nella possibilità di includere un film o meno. Oggi la sottoquota relativa ai film non consente il computo di film che non vadano in sala. Poi si può discutere peraltro anche sulle modalità con cui questi film debbano andare in sala, ma in ogni caso c'è una restrizione, cioè il film concepito e distribuito solo sulla piattaforma non può essere computato. Questo ovviamente per noi è un problema, e ancora una volta la rimozione di questo aspetto, io spero di sentire una parola di conforto sotto questo profilo delle audizioni successive, perché penso che qualche possibile apertura ci possa essere dal lato dei produttori su questo aspetto. Bene, questo è un aspetto che aumenterebbe anche anch'esso il margine di manovra che pensiamo di poter avere. Quindi mi scuso. La seconda domanda è quella relativa ai ricavi. Premesso che qui purtroppo la vera domanda è quanti saranno i ricavi nel 2023, 2028, 2025, questa è una domanda alla quale non ho risposta. Purtroppo, senatore e presidente, non posso dare una risposta in questo contesto, perché questa è un'audizione pubblica alla quale si può collegare chiunque, quindi non me la sento, ma daremo una risposta magari con una forbice, ma la daremo nell'ambito della documentazione prodotta, senz'altro. Attendiamo la vostra nota. Buona giornata a tutti voi. Grazie. Grazie a tutti ancora. Buona giornata. Chi abbiamo adesso?
Disney Italia. Disney, quindi cartoni animati. È molto alto. Sì, stanno entrando, sì. Credo che stiano entrando Daniel Frigo, Country Manager, Dario Alfieri, Legal Counsel, e Federica Rampulla, Director Global Public Policy dell'EMEA per Disney Italia. Mi sentite? Sì, grazie. Quindi c'è da voi la parola e mi raccomando di rimanere nel termine consentito, perché i tempi sono veramente tiranni. Grazie. Buongiorno signor Presidente, signori relatori e senatori tutti. Il manager Dario Alfieri, Legal Counsel, Director Global Public Policy dell'EMEA, Disney Italia. C'è un eco? Poi la parola. Ci dovrebbe essere forse un interprete e... No, c'è il ritorno perché lo sta seguendo sul web. C'è un ritorno perché si sta seguendo sul web, quindi in ritardo. Si dovrebbe togliere l'audio degli altri, suppongo. Mio. Ah, il dottor Frigo dovrebbe abbassare lievemente il volume. Così va bene? Sì, ora va bene. Ok, scusa. Buongiorno signor Presidente, signori relatori e senatori tutti. Vi ringrazio per aver invitato la Disney a partecipare a questa audizione oggi per esprimere il nostro punto di vista sullo schema di decreto in oggetto. Come sapete mi chiamo Daniel Frigo, sono il Country Manager di Disney Italia e sono qui con i miei colleghi Dario Alfieri, Legal Counsel, e Federica Rampulla, direttore Global Public Policy EMEA. Prima di entrare nel merito delle nostre osservazioni sul decreto, permettetemi di dire qualche parola sulla storia e sull'impegno della Disney Italia. Disney ha una lunghissima e orgogliosa storia in Italia. Siamo qui dal 1938 e rimaniamo ben presenti sul mercato italiano attraverso molteplici linee di business. Solo per citarne una, la rivista Topolino, oggi distribuita su licenza dalla Panini, è stata pubblicata per la prima volta in Italia nel 1932 e rimane ancora una delle riviste più, per i ragazzi più popolari. Abbiamo anche una lunga storia di produzione in Italia, e durante gli anni abbiamo in parte contribuito a rendere globali molte bellissime storie italiane. Ad esempio, Pinocchio ci è stato portato per la prima volta dallo scrittore italiano Carlo Collodi e noi l'abbiamo portato al cinema in tutto il mondo. Il recente film della Disney, Luca, che vedete qui alle mie spalle, non è nient'altro che una storia d'amore per l'Italia. Per non parlare del nostro contributo allo sviluppo dell'industria del doppiaggio, grazie alla localizzazione di tantissime altre produzioni, credo che i doppiatori italiani sono i migliori al mondo. Negli anni abbiamo prodotto molti contenuti in Italia, spaziando tra i diversi generi, ad esempio serie TV come quelli dell'Intervallo e Alex & Co, programmi educativi come la versione italiana di Art Attack per i bambini con Giovanni Muciaccia, film come Il Vegetale con Fabio Rovazzi e Come diventare grandi nonostante i genitori, documentari come Walt Disney e l'Italia, una storia d'amore, che è bellissima. Come sapete, con l'evolversi dell'industria, anche la Disney si è trasformata, affrontando nuove sfide. Il 24 marzo 2020 abbiamo lanciato anche in Italia la piattaforma di streaming Disney Plus. Il servizio è stato un grande successo, con 116 milioni di abbonati in tutto il mondo. E sebbene Disney Plus sia un servizio globale, la richiesta di contenuti locali da parte dei nostri consumatori è fortissima e chiara.
Infatti, il contenuto locale rappresenta il 70%, 77% di tutti i contenuti visti in TV in Europa e l'81% in Italia. Di conseguenza, è il mercato stesso che ha spinto Disney a lanciare un nuovo ambizioso programma di produzione in Europa. Il nostro obiettivo iniziale era di produrre 50 produzioni originali europee entro il 2024. Ma come se non bastasse, abbiamo annunciato di recente un numero maggiore di produzioni, ben 60 produzioni originali europee entro il 2024. Come sapete, la Disney non è la sola ad alimentare questo buon produttivo. Nel 2020 ci sono state ben il 36% in più di commissioni di serie italiane rispetto all'anno precedente. L'associazione APA conferma che il mercato complessivo dei contenuti italiani è aumentato di 50 milioni di euro dal 2019 al 21, grazie ai maggiori investimenti degli SVOD. Non è un'esagerazione dire che questa è davvero l'età dell'oro dei contenuti europei e italiani. L'intera catena del valore della produzione europea sta beneficiando di questo boom, con conseguente incremento dei livelli occupazionali nel settore creativo. Si noti che negli ultimi anni, e fino al 2019, quindi anche prima del boom di produzioni del 2020, il numero di autori attivi nel mercato è aumentato del 23%, mentre l'incremento dei registi è stato del 29%. Tornando agli investimenti di Disney in corso sui contenuti, sottolineiamo che l'Italia è un mercato importantissimo per le nostre produzioni locali. Pur avendo lanciato il servizio solo da poco più di un anno, abbiamo già annunciato 3 serie originali italiane che sono già in produzione e nelle fasi finali di sviluppo. Le Fate Ignoranti, Boris and the Good Mothers. Produzioni di altissimo livello, con un budget per episodio anche fino a 10 volte maggiore rispetto alle produzioni seriali prodotte in precedenza da Disney Italia. E questo non è solo, è solo l'inizio. Dato il boom del mercato della produzione e lo stato di salute del settore produttivo, siamo certi che possiate capire la nostra sorpresa per l'inaspettato annuncio del governo di un aumento al 25% dell'obbligo di investimento in produzioni europee per i servizi non lineari. Il talento creativo della comunità produttiva italiana è evidente e sta fiorendo di conseguenza. Ciò che occorre evitare è un regime normativo che possa minare questa grande storia di successo. Infatti, una regolamentazione eccessivamente prescrittiva e sproporzionata può soffocare anche i mercati più creativi. Gli investitori di tutti i tipi, compresi gli SVOD e i broadcaster, cercano regimi normativi chiari, semplici e flessibili, che permettono di modulare il ritorno dell'investimento in relazione al rischio di impresa. Si tratta di semplici precondizioni per un mercato sano. Purtroppo, temiamo che lo schema di decreto introduca diversi obblighi troppo onerosi, che potrebbero compromettere la crescita del mercato audiovisivo italiano. In particolare, l'obbligo di investimento del 25% che abbiamo menzionato, l'imposizione di ulteriori sottoquote di investimento, le restrizioni sull'assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale introdotte dalla nuova e più restrittiva definizione di produttore indipendente e sanzioni sproporzionate. Vorrei illustrare brevemente le nostre preoccupazioni per ciascuna di queste proposte. In primo luogo, l'aumento dell'obbligo di investimento del 25%. Nel mercato già si osserva una marcata inflazione dei costi di produzione. Introdurre degli obblighi di investimento sproporzionati alimenterebbe ulteriormente questa tendenza inflattiva, con effetti molto negativi per l'intero settore radiotelevisivo italiano. Peraltro è importante contestualizzare la proposta del 25%. Alla luce della disciplina vigente in Italia e del panorama europeo. Le norme italiane, infatti, prevedono una percentuale base del 12,5%, inalzabile secondo determinati criteri non oltre il 17%. Nessun altro Stato membro dell'UE, a parte la Francia, ha imposto un obbligo di investimento a due cifre. Infatti, in tutti gli altri paesi, gli obblighi di investimento o i contributi alla produzione SVOD ove presenti nelle normative locali, sono soltanto a una cifra. Ad esempio la Spagna, che è stata citata oggi,
la più vicina con il 5%, la Germania che si attesta tra il 2 e il 3%, il Portogallo 0,5 al 4%, il Polonia 1,5%. Inoltre, la Commissione europea ha emesso un parere che contesta la proporzionalità dell'obbligo di investimento francese ed in generale il suo regime sul tema. Dunque, auspichiamo che gli onorevoli membri di questa Commissione parlamentare possano esaminare e tenere in conto il parere della Commissione europea per valutare se, lo schema di decreto proposto dal governo sia conforme o meno al menzionato parere e quindi al diritto dell'UE. Alla luce del fiorente stato del mercato di contenuti audiovisivi in Italia, è più importante che mai per noi mantenere la nostra lunga storia di buone relazioni con i produttori italiani, riconoscere e sottolineare il ruolo importante che giocano nel processo creativo. D'altronde, il loro successo è il nostro successo. Secondo, la possibile introduzione di ulteriori sottoquote. Naturalmente, servizi diversi offrono proposte diverse ai consumatori e hanno dunque bisogno di flessibilità per produrre contenuti adatti per soddisfare quelle specifiche esigenze di un determinato brand e che siano coerenti con il catalogo che i consumatori si aspettano dalla loro rispettiva offerta. Ulteriori sottoquote non farebbero altro che comprimere la libertà editoriale dei fornitori di servizi, che alimenta la differenziazione in un mercato molto competitivo e da ultimo comprometterebbe la scelta del consumatore. Terzo, restrizioni sull'allocazione dei diritti di proprietà intellettuale. Mi riferisco in particolare alla proposta che impone l'attribuzione di diritti secondari come elemento costitutivo della definizione di produttore indipendente, non più una delle alternative, come nella disciplina vigente. L'assegnazione artificiale di diritti rischia di alterare la congrua proporzione da contributo finanziario a livelli di rischio. Inoltre, la definizione proposta sembrerebbe imporre un unico modello contrattuale a tutti gli accordi di produzione. Si tratterebbe di una rigidità controproducente, in particolare per i produttori più piccoli e giovani. Infatti, ciò potrebbe compromettere la flessibilità necessaria per permettere alle parti di negoziare a condizioni di mercato la migliore allocazione possibile dei diritti in base ai loro specifici modelli di business e alla loro partecipazione ad ogni specifico progetto. È anche possibile che la nuova definizione, unitamente ad altre eventuali restrizioni relative, ad esempio, alle limitazioni temporali dei diritti, finiscono per ostacolare gli investimenti in contenuti di alta qualità. Infatti, esse potrebbero limitare la capacità di sfruttare i contenuti da parte dei fornitori smart, con il risultato finale di una limitazione per i contenuti italiani che, rispetto a contenuti di altre nazionalità, rischierebbero di non avere una distribuzione globale garantita, in particolare da parte delle piattaforme con una dimensione internazionale, con effetti negativi anche sulla diversità culturale. Quarta, sanzioni sproporzionate. L'industria ha a lungo sostenuto che l'attuale regime di sanzioni per la mancata promozione di opere europee e indipendenti è sproporzionato, specialmente se paragonato a quello per la violazione delle regole per la protezione dei minori. Cioè, nonostante lo schema di decreto mantiene l'attuale regime senza interventi migliorativi, ci chiediamo se il regime proposto sia conforme alla legge costituzionale italiana e a quella dell'UE, che impongono il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Alla luce di quanto sopra esposto, temiamo che il nuovo regime normativo proposto dallo schema di decreto non sia coerente con i principi di semplificazione e razionalizzazione che il Parlamento ha incaricato ai governi di attuare attraverso la legge di delegazione europea 2019-2020. Inoltre, e più in generale,
abbiamo delle forti preoccupazioni che i regimi normativi eccessivamente prescrittivi e sproporzionati possono aumentare solo temporaneamente e artificialmente gli investimenti, ma finiscono poi per minare la crescita naturale, organica e sostenibile nel lungo periodo. Per comprendere appieno l'impatto di queste proposte, in ogni caso, è essenziale che venga svolta una valutazione di impatto solida ed ampio spettro. La valutazione di impatto dovrebbe includere, ma non limitarsi, alle seguenti domande. Quale sarà l'impatto inflazionistico dell'aumento dell'obbligo di investimento sul settore media audiovisivo italiano? Le misure avranno un impatto negativo sulla qualità dei contenuti prodotti in Italia? Tali misure comprometteranno la diversità culturale, limitando la visibilità dei contenuti italiani qualora fossero imposte troppe limitazioni ai servizi smart nello sfruttamento dei contenuti sui loro servizi globali? Il quadro normativo proposto renderà l'Italia più o meno attrattiva per futuri investimenti in contenuti o produrrà solo un tetto agli investimenti piuttosto che una base di partenza? La Disney da sempre è fortemente impegnata a fare business in Italia ed a investire in contenuti italiani. Tuttavia, per massimizzare il nostro investimento e il nostro contributo all'ecosistema audiovisivo italiano, abbiamo bisogno di un regime normativo chiaro e completo, equilibrato e proporzionato, che alimenti la crescita di tutta la filiera, produttori, talenti, broadcaster, fornitori d'oggi. Auspichiamo quindi un sistema normativo che dia maggiore priorità agli incentivi piuttosto che agli obblighi. Siamo fiduciosi che questo sia realizzabile e rimaniamo pienamente a disposizione per lavorare con voi e per raggiungere questo nobile e comune obiettivo. Per concludere, vorremmo ringraziarvi per questo processo consultivo aperto e trasparente. Ci auguriamo che anche il governo intraprenda un processo simile, mentre valuta l'introduzione di possibili emendamenti allo schema di decreto, che auspichiamo siano basati su prove ed evidenze derivanti da una valutazione di impatto approfondita e solida, sulla falsa riga di ciò che proponiamo sopra. Signore, vi ringrazio per il tempo. Non so se ci sono interventi qui in aula, però sì, senatore Mallegni. Sì, io ringrazio il dottor Frigo. Volevo solo sapere oggi quanti sono le persone impiegate direttamente in Disney Italia e qual è la percentuale di quest'anno degli investimenti delle opere europee. Faccio fatica a sentire la domanda. Riprovo? Qualche problema di audio. Riprovo. Non sentiamo bene. Sì, credo che abbiamo un problema audio noi. Riprovo? Non si sente chiaro la... Scusami. Si sente? Sì. Ora si sente? Sì. Ok. Sì, no, dicevo, intanto grazie per la sua esposizione rapida e estremamente comprensibile. Volevo capire attualmente, e quindi ringraziare Disney per quanto fa e quanto ha fatto dal 38 in avanti, volevo sapere Disney Italia quante persone dirette occupa sul nostro paese e qual è stata la percentuale, diciamo, quale sarà la percentuale 2021 di investimenti rispetto ai ricavi per quanto riguarda le produzioni europee. Grazie. Allora, come dipendenti posso rispondere a quella domanda, ma ho fatto fatica a sentire la seconda domanda. Scusami, anche i miei colleghi fanno fatica a sentire. Sentiamo, ma un po' va e viene. Come impiegati in Italia siamo circa 270, cioè quelli che lavorano su, diciamo, Disney Plus sono 50, però bisogna capire che l'azienda Disney è un'azienda di franchise, cioè se lavoriamo su Marvel, Star Wars, tutta l'azienda lavora insieme,
per promuovere o un film o una serie, così, cioè, molto, cioè, tanta gente qui lavora su promuovere quello che facciamo con Disney Plus, però sono 50 fissati sull'HR, diciamo. L'altra domanda era la quantità di investimenti. Percentuale. In percentuale. Dario, lascia a te quello, faccio fatica a sentirlo. Sì, devo dire che c'è qualche problema di audio. Sembrava fosse un problema degli altri colleghi, in realtà probabilmente è un problema comune. Ad ogni modo, quanto alla percentuale di investimento, negli anni è stata ampiamente oltre la disciplina vigente. Chiaramente poi dipende anche dalla fluttuazione dei ritmi produttivi, perché è ovvio che un mercato come quello audiovisivo poi vive anche di cicli, ha delle tempistiche molto lunghe, soprattutto per le produzioni più articolate, più complesse, più di qualità. Ad ogni modo, poi noi comunichiamo questi dati annualmente all'autorità e siamo, diciamo, oltre la percentuale prevista dalla disciplina. Mi sa dire nel 2021 quale sarà più o meno la percentuale? Su questo, se vuole, possiamo fare delle verifiche, perché siamo proprio, peraltro, in questo periodo lavorando al mitico modello Q, che è un strumento di reporting che ogni anno mandiamo all'autorità per le garanzie delle comunicazioni. Quindi possiamo magari fornire successivamente, dato, essendo anche... Quindi ringraziamo per il vostro intervento e quindi attendiamo questo eventuale documento che vorrete inviarci. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti.